nel non sbagliare, cioè, no, non comprare niente, non investire, non prendere il macchinario, non assumere, cioè quello che so farlo anch'io. Un po' più di nero e abbiamo risolto. Poi un po' più di nero, cioè se il commercialista medio, rimani in azienda con contabilità semplificata, fai più nero, non assumere, o peggio ancora, quelli, i tuoi colleghi, che smetti di fatturare, porco... Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Cose dell'altro fisco. No, non è vero, però questo è il nome che diamo a questa puntata speciale, dove parleremo in particolare di aziende e tasse, quindi il grandissimo problema che esiste della tassazione in tutto il mondo, ragazzi, perché state tranquilli che in qualunque paese del mondo le persone che ci abitano si lamentano della tassazione, ma in particolare noi abbiamo anche un vastissimo pubblico ovviamente in lingua italiana, quindi aziende in Italia, noi abbiamo aziende sia in Italia che all'estero, in particolare in Svizzera, e quindi siamo diventati nel corso del tempo abbastanza esperti dei problemi legati alla tassazione, alla sua pesantezza, e cercheremo di capire tra percezione, mitologia e realtà, quali sono le difficoltà per le aziende italiane nell'affrontare il discorso delle tasse, ok? Perché è vero che il fisco è assolutamente iniquo, è vero che il fisco è assolutamente aggressivo, è vero che il fisco nella sua burocrazia, quando ti aggredisce alcune volte è anche folle, è per l'amor del cielo, ma è anche vero che probabilmente ci sono delle cose che se noi le sapessimo potrebbero aiutarci a capire che il problema reale al 100% di un'azienda non sono le tasse, e quando lo sono vedremo insomma cosa fare, come comportarsi, ma come arrivare a comprendere correttamente la gestione del carico fiscale. Ovviamente io non sono esperto di questi temi e quindi vi presento l'ospite speciale di oggi, che è il dottor Catanzaro, che eccolo con noi, schiacciando questo pulsantino ve lo ripresento, eccolo tornato con noi. Dottor Catanzaro, salve, benvenuto. Come sta? Molto bene, grazie. Molto bene. Perfetto. Per chi non la conosce, vuole presentarsi brevemente in un minuto, al di là che la accenno io. Ovviamente lei è il dottore, il direttore finanziario del nostro gruppo di aziende, però lei da tanti anni insomma, svolge anche un'attività professionale in privato, per la quale è assolutamente rinomato, e se vuole insomma introdurre un minimo il suo curriculum, visto che magari è il primo video che qualcuno vedrà, può essere interessante. Ok, sostanzialmente sono un dottore commercialista, abilitato nel 2000. Prima di fare il commercialista, di essere abilitato, ho fatto un'esperienza all'estero in una multinazionale inglese, poi sono tornato in Italia, ho fatto un paio di stagioni in Pricewaterhouse come revisore contabile, quindi andavo a controllare la veridicità dei bilanci delle grandi aziende. Poi, stanco di controllare un'azienda ogni 15 giorni, sono andato nel gruppo De Benedetti, ho fatto il controller, ho fatto direttore, diciamo, finanziario, controller, amministratore lato numeri. E poi, siccome le grandi aziende sono belle, però è un ambiente che non mi piace, perché mi piace molto l'imprenditore, quindi avere un rapporto con l'imprenditore, ho fatto direttore finanziario di una startup, quindi un paio d'anni anche lì, quindi mi ha fatto un bel lavoro, e quindi poi mi sono abilitato, perché sono una persona curiosa, mi piace formarmi, mi piace studiare, e volevo avere un rapporto con non un imprenditore, ma avere rapporti con più imprenditori, perché nella realtà non si nasce imparati, e ogni imprenditore comunque ha sempre qualcosa da insegnarti, e quindi la mia curiosità mi spinge a conoscere molte persone, entrare nei numeri, entrare nel dialogo. Sono un ascoltatore più che un consulente, ma nella realtà poi ascoltando quello che funziona, quello che non funziona, si impara insomma. Quindi alla tecnica si unisce un po' l'esperienza, diciamo, fino a quando poi sono arrivato da Frank, e lì la curiosità, diciamo, che è immensa, e quindi io, diciamo, avrei anche finita la mia curiosità, sarebbe finita lì. Okay. Perché insomma dagli imprenditori, Albi, si impara anche tanto, ma soprattutto fanno anche tanti casini, quindi ha imparato attraverso i bagni di merda che ha incontrato dagli anni, no? Sì, non so se insegnano più gli errori, che perché quando le cose vanno bene al primo colpo no, magari non si capisce perché vanno bene, no? E invece nella realtà dagli errori si impara. È ovvio che molti imprenditori commettono un errore, ma se poi in realtà non si affliggono nell'errore, ma cercano di studiare, E hanno la capacità e capiscono dove è stato l'inghippo, magari ci riprovano, e quell'errore diventa magari parte della fortuna, perché penso che molti imprenditori abbiano avuto fortuna grazie più agli errori che alle cose fortunate al primo colpo, no?
Noi per primi anche, no? Cioè, tante cose che oggi funzionano derivano da pezze che ci abbiamo messo, che se fossero andate bene in realtà ci avrebbero permesso di crescere molto bene, perché saremmo diventati magari pigri, ci saremmo seduti o cose del genere. Sì, diciamo che finché si è piccoli bisognerebbe sfruttare l'opportunità di fare il più errore possibile, perché fare gli errori quando si è grandi si fa fatica a metterci una pezza. Quindi finché l'imprenditore è piccolino, infatti le PMI sono piccoline, diciamo, no? E quindi hanno la facoltà di commettere una serie di errori, e se hanno qualcuno, insomma, a fianco con cui parlare, si formano, o poi alla fine è un po' come facciamo i nostri corsi, no? Noi alla fine è vero che facciamo formazione, ma è anche una formazione indiretta, perché noi raccontiamo quello che poi ascoltiamo nelle mastermind, e siamo in grado di dire quello che funziona, quello che non funziona, quello che può essere un test. Non tutte le aziende sono uguali, quindi certe formule funzionano per certe aziende, altre per altre aziende. Quindi effettivamente l'imprenditore è colui, secondo me, che non ha paura di sbagliare. Dal mio punto di vista, avevo un colloquio, abbiamo appena fatto questo corso, no, con l'estetista, c'era marito e moglie, e il marito era molto prudente, no? Per dire, ha fatto la domanda, mi ha detto, ma invece di aprire un centro estetico, no, non sarebbe meglio aprire una tabaccheria? E io ho guardato la coppia, no? E ho guardato lei, ho detto, ma scommetto che è lei l'imprenditrice. E mi fa, no, in effetti sono io. Ok, non bisogna aver paura di sbagliare, insomma. Ecco, dopo da lì, essere incoscienti. L'errore, secondo me, più grave possibile è quello di copiare ciò che fanno gli altri senza capire il perché l'hanno fatto, e magari lasciarsi attirare da storie raccontate a metà. Ok, quindi ha fatto questo e quindi ha fatto fortuna. Magari non è vero che ha fatto quello, magari ha fatto altre mille cose, no? E in mezzo, certo, è pure inciampato, solo che l'imprenditore a volte fa fatica a raccontare la storia degli errori e degli inciampi, no? Perché comunque è una persona che ha, come dire, ego. E quindi molto spesso durante le mie consulenze durano tanto, ma perché ho bisogno anche di retroscena scabrosi dell'imprenditore per cercare così di capire che tipo di esperienza ha fatto. È qua che nasce la curiosità di questo lavoro. Questo lavoro, almeno quello che faccio io, insomma, è per gente curiosa, non per gente che legge un libro e ripete a memoria la frase e l'IVA sui cellulari è detraibile dell'80, del 20. Cioè, quello è come imparare a memoria le poesie, insomma. Ecco, quindi quello non è che stimola molto. Non è il punto. Ok, Albi, quindi io volevo sviscerare con te alcuni punti che secondo me sono interessanti e li volevo prendere uno per uno. Parto dal primo, ok? Sui quali ti interrogo, cioè nel senso ti chiedo giustamente di argomentare in maniera più intelligente di quella che posso fare io. Tu sai che io sono famoso, sia nei video, no, che sul palco, nello spiegare in maniera non sempre delicatissima alle persone che per le PMI, per quella anche che è la nostra esperienza in realtà, guardavamo l'altro giorno, abbiamo detto dal palco, negli ultimi anni abbiamo aperto tipo 640 bilanci, no, tra tutte le mastermind, eccetera, eccetera. Sono tante aziende, solo negli ultimi anni, visionate, aprendo bilancio su bilancio su bilancio, cioè non sono quattro casistiche. E cioè, che in realtà io mi rendo conto che mi rendo antipatico, perché spiego alle persone, guardate che per la PMI le tasse non sono il vero problema, perché le tasse, che sono assolutamente odiose, vanno a incidere su quando i soldi ce ne sono in avanzo e me li voglio prendere. Quindi è giusto che mi roda il culo dover lasciare tutti questi soldi allo Stato, ma il problema è che l'azienda non può morire di tasse di per sé, okay? Muore perché non ha i soldi, che è diverso da non avere i soldi per morire di tasse. Quindi le tasse non possono essere accusate di essere l'omicida dell'azienda o il motivo per il quale si cresce. Lo dico perché questa è una cosa che è in testa in Italia a tutti. Sono stati, guarda, in questi giorni, li avrei visti anche tu, se non li hai visti te li ridico, due articoli importanti di due fallimenti di due catene. Una è Panini Durini e l'altra è Temachino, sono entrambi nella ristorazione e sono catene milanesi che negli ultimi anni erano salite al ribalta della cronaca perché erano diventate catene, erano famose, eccetera, eccetera, no? E io sono andato a leggere per curiosità, anch'io, no, come te, sono una persona curiosa, tutti i commenti sotto agli articoli che erano pubblicati online di queste aziende, e il 90% dei commenti erano, ecco, vedete, in Italia non si può fare azienda, questi, perché le tasse sono troppo alte, se non ce la fanno loro, figuriamoci noi, eccetera, eccetera, questi sono morti per le tasse, vedete, le tasse sono un problema. Quando il problema di queste aziende è che sono morte perché sono andate sotto, una di 14 milioni, l'altra di 10, e quindi ho provato a spiegare, guardate ragazzi, che uno che è sotto, cioè ha
chiude il bilancio a meno 10 milioni, non sta pagando tasse, non c'è cioè paghi zero tasse se il bilancio è negativo. Quindi come possiamo, bisogna te spiegare questa cosa, che in realtà capiamo che la tassazione sia orrenda, ma in realtà in nuce non è il primo problema che ha il piccolo imprenditore in Italia. Abbiamo parlato anche l'altro giorno con l'estetista, no? Proprio che voi pagate zero tasse eppure fate fatica a arrivare alla fine del mese. Come si spiega questo arcano pane e salame per la gente che ci segue? Il discorso è un po' complesso, ok? Allora, per quello che la gente non ci arriva, non perché sono coglioni, è perché giustamente ci sono delle informazioni che li portano fuori strada. Allora, ci sono delle informazioni che li portano fuori strada. Allora, di sicuro c'è un ambiente fastidioso, ok? E quando parliamo di tasse, parliamo di fatto di burocrazia, ok? Quindi se le due aziende che sono fallite perché non riuscivano ad assumere, perché non riuscivano a licenziare, perché chiedevano le autorizzazioni e le licenze non gliele davano, perché ho bisogno del plateatico e l'assessore non vuole. Ok, non è vero che è un problema di tasse, è un problema di voler bene all'imprenditore, perché nella realtà diventerà ricco lui, ma assume le persone, fa un gettito per il comune, fa un gettito per tutti. Quindi, allora, c'è questo approccio, come dire... Non so se posso usare il termine comunista o socialista, ok, dove l'imprenditore è visto come un ladro, ok? Quindi e ha ragione, ok? Noi siamo in Svizzera, no? In Svizzera l'approccio è diverso, cioè il tassatore svizzero quando va in un'azienda e vede che l'azienda è strutturata e vede che l'azienda guadagna, fa i complimenti, ok? Nell'ultimo controllo che abbiamo avuto addirittura ci fa la testimonianza, cioè ci ha detto: guardate che io farò una bellissima relazione per il tassatore che verrà dopo di me tra due anni, perché se la leggerà prima di venire e leggerà che siete un'azienda ordinata, bla 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 bla, e verrà con un approccio, invece di fissare due giorni di appuntamento vi fisserà una mattina, ok? Ovviamente cioè, non è che voglio essere cattivo, in Italia non è così, non lo è stato finora così. Poi ci sono delle novità che ci aiutano in questo senso, che è il concordato fiscale biennale. Ok, quindi diciamo l'imprenditore ha ragione se per tasse intende questo. Ok, l'imprenditore ha ragione nel momento in cui ha a che fare con dei consulenti fiscali. Ok. Che per loro professione è complicare ciò che è semplice per rendere difficile la comprensione, tale per cui è il motivo per il quale mi deve pagare. Io faccio delle cose e tu non le sai, non le capirai mai, ok? Il commercialista azzecca garbugli, diciamo. Sì, ecco, quindi questo è un altro aspetto che rende odioso le tasse, perché tu mi obblighi di andare... Dicevamo, dici te a volte, no? Qual è il professionista più odioso? È il dentista, perché ti fa male, no? Okay. Perché mette le mani in bocca e tu non vedi dove le mette. Ecco, il commercialista è simile al dentista, cioè mette le mani nelle tue dichiarazioni, nei tuoi ma tu non sai cosa sta facendo, ed escono delle cose da pagare. Quindi anche questo, tra virgolette, obbligo di avere un rapporto con un commercialista fiscalista, che magari non è la persona più simpatica del mondo e magari ti fa aspettare in coda e magari diventa, come dire, fastidioso, ok? Ma io questo te lo dico, ma con l'estetista è stato veramente bello, perché loro dicevano: ma il mio commercialista mi tratta male. Ma sul serio, mi dicevano: guardi, dottor Catanzaro, cosa faccio se il mio commercialista, cioè, mi tratta come la persona più ignorante del mondo? Io non sapevo cosa rispondere, ho detto: cambialo, cioè, cosa devi fare? Però gli ho fatto notare anche una cosa, gli ho detto: guarda che nella realtà c'è anche un aspetto di quasi invidia, no? Cioè, il commercialista non è una professione, tra virgolette, da ricchi, se vogliamo, ok? Lista prenderà 2, 3, 4 mila euro al mese puliti, non lo so, ma è comunque un lavoro difficile, normativa che cambia, eccetera, eccetera. E avere di fronte un estetista che magari sai che ha un tenore di vita di 5, 6 mila euro al mese, e gli dà pure fastidio, ok? E quindi in un certo senso lo tratta anche male, tanto fate tutto nero, no? Certo. E l'unico consiglio che può dare in breve per togliersi il cliente dalla scrivania è dire: fai un po' più di nero.
che è un approccio diverso da quello che abbiamo affrontato noi nel dire no, facciamo un bilancio facendo finta che sia tutto bianco, ok? Perché poi questo è l'esercizio, no? Abbiamo fatto l'esercizio, è un bilancio tutto in bianco con i numeri, con il nostro controllo di gestione, abbiamo tirato giù, abbiamo detto vedi, nella realtà se tutto va bene tu alla fine del mese guadagni 99 euro. Questo era il numero. Sì. È evidente che sei obbligato a fare nero per vivere. Quindi non è che fai nero per un extra reddito, è l'unico tuo reddito. Ok? Quindi, e se ci pago le tasse vado sotto. Quindi è vero, certe aziende, PMI soprattutto, se io facessi bianco andrei in perdita. Ok? Quindi, siccome devo vivere, faccio il nero. Ma il problema è che sono in perdita, non, cioè le tasse non le pago, quindi non è che c'è nessuna tassa da pagare perché sono zero in perdita. A meno che, e qua si aprono altri scenari, perché poi ci sono due tipi di evasione, no? Cioè l'evasione sul reddito e l'evasione dell'IVA. Ok? Allora, l'evasione sul reddito è abbastanza relativa, perché le tasse sul reddito le pago tra un anno e mezzo, e quindi in realtà non è che faccio nero per risparmiare le tasse tra un anno e mezzo. Faccio nero perché mi serve quel 20% di IVA che voglio tenermi in tasca. È un incasso immediato. Tra l'altro è anche contanti, quindi, e tra l'altro uno sconto sul prezzo. Quindi il nero assume quella forma sbagliata di è l'unico modo per farmi pagare subito, è l'unico modo per fargli uno sconto e non rimetterci, è l'unico modo per avere cash a fine mese. Ora, se la soluzione, cioè, allora, il nemico è l'IVA e la tassa o il nemico è che non riesco a imporre un prezzo, a incassare subito e avere un margine in quello che faccio? Ok, cioè, allora ti faccio una domanda su questo perché è importante, cioè, facciamo un paragone, no? Prendiamo lo studio professionale, in questo caso parlavamo di un centro estetico, teniamolo come esempio, no? Partiamo dall'inizio, cioè, che cosa abbiamo notato in realtà nell'analisi di tutte, cioè abbiamo centinaia di estetiste con noi in sala, okay, che più o meno, adesso c'erano quelle che andavano anche molto bene, per l'amor del cielo, però in media, insomma, i risultati erano sconfortanti. Erano sconfortanti non per loro, sono tutte persone che stanno bene, ma sarebbero stati sconfortanti se i bilanci fossero stati girati tutti in bianco. Okay? Quindi, qual è il problema iniziale, per esempio, di una PMI paragonato a quello che fa un centro estetico? Cioè, perché il centro estetico, per come nasce mentalmente, progettato con tre poltrone, bla bla bla, non ha tasse da pagare perché in realtà arriva che al break even al 30 del mese. Come mai? Cioè, ci sono queste aziende che sono progettate per non funzionare. Dobbiamo fare un distinguo dell'imprenditore, no? Perché non si diventa imprenditori con la partita IVA. Cioè, non è che divento cattolico, cristiano, perché mi battezzano con l'acqua, no? Ok? Sono un vero cristiano? No, se lo sono, se vado a messa, eccetera. Ok? La partita IVA è uguale, cioè non è che divento imprenditore perché mi hanno battezzato, mi hanno tatuato il numero della partita IVA e sono imprenditore. Quindi diciamo che la PMI parte con il lavoro artigiano, nel senso che non è una brutta cosa, artigiano significa che io ciò che produco lo faccio con le mie mani, non ho dipendenti, sono l'unico che lavora e quindi parto da lì. Quindi finché io faccio l'artigiano e sono l'unico che lavora, non ho tanti conti da fare e devo portare a casa i soldi a fine mese, ok? È quando io penso di essere diventato imprenditore e voglio guadagnare sul lavoro degli altri, ok? Non nel senso capitalistico. Certo. Io faccio un altro tipo di lavoro, cioè, noi dicevamo il lavoro dell'imprenditore nella realtà è quello di avere tanti clienti che entrano, ok? E fare in modo che quei clienti che entrano siano soddisfatti e posso fare la leva sul prezzo, creare efficienza, fare il marketing, adesso non voglio fare discorsi complicati, no? L'imprenditore è colui che mette a disposizione delle risorse, le fa lavorare per creare un valore aggiunto, ma non è colui che lavora con le mani, quindi la piccola PMI parte con un lavoro artigianale e poi deve fare l'imprenditore. Ma non è che lì, per diventare imprenditore, quindi con la partita IVA non si diventa imprenditori, ok? Ma non si diventa neanche imprenditore quando assumo due persone. Cioè, non è che perché io ho due dipendenti e io faccio l'imprenditore, perché altrimenti è come quel centro estetico che mi hanno rappresentato quel problema, lo dico
ma perché fa sorridere. Piccolo centro estetico con 3 cabine, che è piccolino, già noi abbiamo dimostrato scientificamente che un imprenditore non può vivere su un centro estetico con 3 cabine, queste mi si avvicinano e mi dicono, ma noi siamo in 2 socie, ed entrambe vorremmo guadagnare di più delle 2 dipendenti che abbiamo, perché altrimenti non siamo imprenditori, quindi 2.000 euro una, 2.000 euro l'altra, metterli in bianco sono 4.000, sono 8.000 euro al mese. Io ho detto, ma senta, ma il problema è che siete in 2 invece di 1, ma già 1 è un problema, quindi o aprite un secondo e un terzo negozio, allora giustifico il fatto che ho 2 imprenditori, oppure no. Quindi l'imprenditore non è neanche colui che ha una partita IVA e ha 2 o 3 dipendenti. Ok? Quindi l'imprenditore è quella terza cosa, ok? È colui che dovrebbe investire tutti i propri denari, risorse, formazione, quello che è, per cercare di creare un'azienda autonoma dove lui, da dietro le quinte, magari si occupa del marketing, si occupa di avere una visione a 3, 4, 5 anni. Non può essere colui che risolve il problema di oggi e il cliente di domani e l'appuntamento di venerdì e quello della prossima settimana, perché altrimenti non fa l'imprenditore. L'imprenditore deve avere una visione a 2, 3 anni. C'è un percorso. Quindi la PMI, perché dopo 5 anni scompare, 9 su 10 scompaiono? Perché l'imprenditore libererà l'esaurimento nervoso. Oppure perché uscirà la Guardia di Finanza e gli contesterà il 2019, poi il 2020 e poi il credito d'imposta e poi questo con quell'altro. Ma se l'imprenditore, viva Dio, nei 5 anni di lavoro non ha fatto un patrimonio personale, l'unica ricchezza che aveva era in contanti, i contanti non li tengo nel cuscino e quindi li spendo, cioè basta la prima, questo non è un errore, basta la prima sfortuna, immaginiamo, ok, e l'imprenditore è finito. E quindi a quel punto si chiederà, era meglio che lavorassi da dipendente a 2.000 euro netti al mese o avessi fatto l'imprenditore rischiando? E quindi bisogna studiare un po' per capire, secondo me, cosa significa fare l'imprenditore, che significa creare un patrimonio. E il primo patrimonio da creare è un'azienda che funzioni senza il suo apporto quotidiano, okay? Che non significa che uno deve stare sul divano, non significa questo, ma io penso che gli imprenditori, adesso ho visto qualcosa in chat, gli imprenditori che hanno avuto più successo con noi sono gli imprenditori che passano più giorni a Mendrisio rispetto agli altri. Cioè, come indicatore, non è che loro a Mendrisio fanno gli artigiani per la loro azienda, no? È come Argento. Fabio, se si è pubblicato il video, dice, io sono sempre a Mendrisio, cazzo, c'è l'azienda avanti. È la terza volta che fa crash, non so più dove, cioè, è venuto anche al kick-off 3 volte, e lui dice, io ogni volta che vengo, cioè, prendo quel 5-10% di informazione che la volta prima mi era mancata, e quando torno, cioè lui praticamente i due o tre giorni che è in azienda rende 10 volte di più, okay, rispetto a farsi tutta la settimana lì, perché poi alla fine, ripeto, è vero che noi facciamo formazione, è anche vero, questo è quello che consiglio, da noi c'è anche, non voglio fare pubblicità su di noi, però la metto così, c'è anche un clima imprenditoriale, no? Cioè, io parlo con te, parlo con me, si parlano tra di loro, incontrano Fabio, bombino, questo, quella, cioè si confronta, e magari è l'ambiente dove ci si può anche raccontare gli errori che si fanno, no? Questa cosa ci ho messo 6 mesi a farla, se la facevo il primo mese, gli altri 5 avrei risolto molti problemi. Invece non ci credevo fino in fondo, non ci ho messo i soldi, ho aspettato, avevo i 2, tutta una serie. Quindi adesso non so qual era la domanda, ma nella realtà diciamo che il problema della PMI è vero, parte da artigiano, ma non sei imprenditore. Avrai 2 o 3 dipendenti, ma non sei neanche ancora imprenditore, e devi pian pianino studiare e creare quella che è un'azienda. Creare un'azienda è un lavoro che si impiega 2 o 3 anni? 3 anni? In 3 anni devi aver creato un'azienda autonoma, poi nei successivi 2 la devi far crescere. Ma se nei primi 3 non ho numeri in mano, okay, non so quali sono i problemi di efficienza interna, perché poi alla fine il fatto che io non riesco a guadagnare magari è un problema anche di efficienza strutturale produttiva interna, magari i servizi che offro sono incasinati,
ok, magari non ho un target specifico focalizzato su un prodotto tale per cui a volte lo diciamo, no, l'imprenditore è vero che sa fare tutto, no? Però assumo uno o due dipendenti con la pretesa che anche loro sappiano fare tutto. Siccome non lo sanno fare, faranno il 30% di quello che so fare io, guardate l'altro 70% chi cazzo lo deve fare, no? E quello non riesco a togliermelo perché non riesco a trovare il clone di me stesso, e quindi 70% di un dipendente, 70% dell'altro, fa il 140% che devo fare io, più quello che facevo prima, con due dipendenti in più, forse lavoro di più, ma non ho capito qual è il vero problema, ok? Il vero problema, lato mio, io lo vedo dai numeri fondamentalmente, cosa rende, cosa non rende, cosa è scalabile, cosa non è scalabile, rischio di concentrazione, cioè tutte quelle cose che piccoli pezzettini poi lo affrontiamo nel corso dell'anno di metodo merenda, se vogliamo, quindi l'autorità, il posizionamento, l'upselling, il cross-selling, no? Certo. quello che abbiamo visto a Orlando, che è la cosa secondo me più, non so, più bella che ho fatto quest'anno, che è la customer experience, no? Cioè, là è solo customer experience, cioè, quindi l'esperienza del cliente. Qualcuno dei nostri studenti è tornato a casa e l'ha capito, e lo sta applicando, qualcun altro non l'ha capito. Non è vero che tutti possono capirlo, ok? Che quella è la parte più importante, nel senso che io devo avere dei clienti che godono nel stare con me, e se godono a stare con me, non penso che ci sia un problema di concorrenza del prezzo, per esempio, no? Quindi certo. Parlando dell'evasione IVA, il problema dell'evasione IVA è che se uno viene da me perché paga 50 euro in nero e là paga 60 euro i vati, cioè vuol dire che la differenza tra me e te sono i 10 euro di IVA che tu mi devi dare in nero, l'altro lo dai in bianco, ok? Quindi poi questa roba delle tasse c'è da capirla anche, nel senso che i numeri di un'azienda dovrebbero dimostrare che l'imprenditore, ok, possa avere un bilancio che faccia più 60, 70, 80 mila euro l'anno per il proprio stipendio, almeno da un punto di vista artigianale, non sto parlando di un SRL. Quindi hai 60, 70, 80 mila euro realmente da bilancio, come lo dice, poi tu mi dirai preferisco averne 60 in nero che 35 in bianco. Bene, possiamo discutere, ok? Possiamo discutere. Ma il nero poi mi crea dei problemi di accertamento fiscale, mi crea un problema di tracciamento del rapporto con la clientela, mi crea un problema di testimonianze, mi creerà un problema sui social, mi crea un problema di esperienza, anche di garanzia, non posso io dare la garanzia. Cioè, un dentista me l'hanno verificato 3 anni fa, sai da dove gli hanno trovato il nero? Sulle garanzie che lui aveva archiviato in un bel libricino, dei monconi, no, che vengono messi nell'osso, no? Quelli sono garantiti 5 anni dalla casa. Quindi questi hanno preso il libricino, l'hanno tirato fuori e detto, guarda, ci sono le garanzie intestate a questi clienti. Fai vedere le fatture. Ok? Cioè, non c'erano. Non c'erano. Cioè, ce n'erano un po', non è sì, che non c'erano tutte. Chiaro. Però da lì in poi, poi non riesco a metterli nel CRM? Cioè, non riesco a fare statistica? Cioè, è imbarazzante, ma veramente, io ho parlato con poche persone durante l'evento, no? A volte per me è anche un po' demotivante, nel senso che noi abbiamo calcolato nei nostri numeri quanti clienti aveva il centro, no? Cioè, nel senso, cliente allora. Quindi, certo. Alla domanda di capire il problema, anche da un punto di vista imprenditoriale, nei periodi di bassa stagione, tutti hanno un periodo di bassa stagione, no? Quindi io dico, noi dovremmo lavorare come marketing, come impresa, come imprenditore, nei periodi di bassa stagione, perché lì mi brucio quello che ho guadagnato negli altri mesi. Siccome mi dà fastidio, e siccome conosco gli imprenditori che nei periodi, soprattutto artigianali, piccole aziende, nell'alta stagione, non hanno il fiato di prendere altri clienti. Cioè, non ce l'hanno, si devono strutturare. E quel fiato lì ce l'hanno in bassa stagione. E quindi è là che dovrebbero un po', no? Quindi a bassa stagione vado pari, quando c'ho tanto da lavorare faccio musina, ok? Quindi da questo punto di vista la domanda è, ma voi quanti clienti avete da richiamare per la bassa stagione a fare delle offerte particolari? Io non lo so quanti clienti ho. Questo è l'effetto del nero. Cioè, quanto costa questa affermazione per un'azienda? Io non so quanti clienti ho, non so il loro numero di telefono, non so quando li ho visti l'ultima volta,
non so che tipo di servizio o di prodotto gli ho dato e io non so chi cazzo chiamare. Quando la prima regola nel valore di un'azienda, che vale per tutte le aziende, che siano dei bar, che siano dei ristoranti, qualunque, ok, è la qualità dei tuoi clienti. Cioè io ti devo dimostrare che io ho 50, 100, 300, 1000 clienti di cui conosco il numero di telefono, eccetera, 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 che sono storicizzati con me da 6 mesi, 1 anno, 3 anni, 5 anni, la vita media di un mio cliente è questa, la sua spesa media è questa, io come imprenditore non ci sono, quindi se tu compri la mia azienda non hai bisogno di comprare la mia faccia, perché l'azienda è autonoma, stai comprando questo pacchetto clienti che io ti consegno dentro questa chiavetta e mi dai 100, 200, 300, 500, milioni, quel cazzo che è, ok? Uh-huh. Ecco, questa cosa col nero purtroppo non si può fare, quindi io non è che voglio dire che il nero non serve, serve magari inizialmente, in fase iniziale, no? Cioè se sei in fase di startup, non hai soldi, non hai, ti serve, adesso non lo posso dire, non lo posso dire, diciamo servirebbe, no? Un aiutino di IVA, va bene, cioè voglio dire, lo posso, cioè non ti do il penale, ok? Ma me lo devi usare ai fini aziendali. Cioè, o lo usi per il tuo tenore di vita, se ti trovi 1000 euro in più quel mese ti compri la giacca nuova? Cioè, questo è il problema. Perché poi, purtroppo, c'era anche uno studio sociologico, il contante in tasca all'imprenditore sparisce e l'imprenditore non si ricorda dove è andato. Non se lo ricorda. Pagato le ferie. Cioè, fa fatica a ricordarsi quando compra con fattura, perché io quando rendiconto finanziario che mi dicono mi hai detto che ho guadagnato 70.000 ma come mai il saldo banca non è aumentato, dico hai fatto degli investimenti, io no, allora devo andare a vedere nel libro e dire guarda hai comprato questo macchinario, questo computer, hai fatto la manutenzione sulla canna a fumare, hai speso 8.000 euro, hai messo il tendone fuori, cioè, ah è vero, figuriamoci, cioè quindi questo su fattura pagato con bonifico, figuriamoci il nero se uno si ricorda dove cazzo l'ha speso. Si ricorderà magari quella cosa eccitante che ha fatto, ma magari il resto fa fatica a dimenticarlo. Quindi da un punto di vista imprenditoriale lo posso capire come passaggio, ok? Ma se uno viene da me ed è 20 anni che fa nero e vive sul nero, vuol dire che l'azienda la farai mai nella vita, ok? Anche perché adesso un po' l'hanno risolta questa cosa, almeno per i 24-25, adesso vediamo se dura questo indirizzo, diciamo. Quella di poter concordare col fisco il reddito dell'anno 24 e 25, ok? Che tra l'altro è anche interessante perché lo si può fare in autonomia a giugno e si decide ad ottobre, vabbè, siamo i dettagli a caccia al tesoro fiscale, ma fondamentalmente cosa vuol dire? Vuol dire che io ho il mio studio commercialista, ok? Compilo a giugno e lo Stato mi dice guarda tu mi dichiari 100.000 e 100.000 l'anno dopo, ti va bene? Io dico sì, ok? Mi calcola le tasse che sono 25.000 euro l'anno e diventa un costo fisso. Che io guadagni 100, che guadagni 150, perché guadagni 300, sempre su 100 pago. Ok? Sia le tasse sia l'INPS. Quindi liscia. Okay? È una cosa meravigliosa di base. Meravigliosa, certo. Stato mi devi, l'IVA me la devi dare. Ok? Io non vengo a fare accertamenti di nessun tipo. Ok? Tu concordi con me e io ti lascio stare. Per il biennio tu puoi dichiarare anche 1 milione di euro di reddito e io sto alla parola con te e ti farò tassare solo su quello. Quindi nella realtà è un po' come dovessi fare un piano biennale, no? Quindi nei 2 anni io so che ho questo costo fisso di tassazione. Posso battere tutto quello che voglio, pago le tasse solo su quello concordato. È ovvio che è passato il biennio, lo Stato me lo ripropone un po' più alto dopo, perché io comunque il bilancio, se concordo 100, dichiaro 300, concordo 100, dichiaro 300, il prossimo giro mi dirà, amore mio, non posso chiederti 100, ma 300. Però in questo biennio io ho l'occasione d'oro di dire, vabbè, batto tutto, ok, non ho paura di guadagnare troppo, reinvesto quello che batto in bianco, quindi regolarizzo i dipendenti, regolarizzo i fornitori, regolarizzo la struttura, faccio i miei investimenti, faccio un bilancio più bello, bancariamente parlando, perché non ho problemi di reddito, uh-huh. Okay? E cerco di
reinvestire tutto in modo che in questo biennio è vero che nella realtà guadagnerò di più, ma sarà vero che reinvesto di più e magari il biennio dopo mi ripropongono lo stesso reddito, che sarà il vero biennio d'oro. Quindi da un certo punto di vista, su questa cosa ci sto ragionando ma 2-3 mesi, il vero biennio d'oro non è 24-25, ma è il 26-27. Certo. Perché tu nel 24-25 ti metti a posto, stai sereno, non vengono a farti accertamenti, vengono a farti un cazzo, ok? Batti tutto, sistemati, fatti l'ISI, reinvesti, ok? Se sbagli e guadagni troppo, comunque paghi su quello lì, è un costo fisso, ok? E punta al 2026-2027, là ti riproporranno di nuovo i 100, i 120.000, allà mi devi fare i 200-300.000 euro. E se là faccio 200-300.000 euro, vuol dire che pago un terzo delle tasse, perché se io alla fine guadagno il triplo di quello che ho concordato, vuol dire che pago le tasse su un terzo. Adesso, calcoli facili da fare, insomma. Okay? Allora, mi vado a creare in un biennio quello che è un mio futuro paradiso fiscale per almeno un altro biennio, tra virgolette. No, poi vedremo il biennio dopo, non lo so, insomma, perché magari... c'ho voglia il biennio dopo di dire se il giochino mi piace, ho fatto da 100, sono andato a 150, magari decido non di fermarmi lì imprenditorialmente parlando, perché poi le PMI crescono, non è che tutte devono esplodere in multinazionali, uno può anche a un certo punto fermarsi, per carità, però può essere un piano a 6 anni fatto da 3 bienni fondamentalmente, quindi anche la scusa di carattere fiscale mi sembra che non ci sia più da questo punto di vista. È chiaro, viva Dio, che l'IVA la devi pagare. Se il problema è che non riesco a far pagare l'IVA ai miei clienti e ho paura di versarla allo Stato, lo posso capire in una forma artigianale, embrionale, eccetera, per carità, tutto è consentito, ma non penso che sia questo il problema, ok? Ma se c'è un progetto dietro, l'IVA te la devi far pagare, cioè non c'è niente da fare. Cioè, quindi io non conosco, lo diciamo spesso, grandi aziende sono diventate grandi grazie al nero. Possono essere diventate grandi concordando con il fisco l'imponibile all'americana, che è quello che stanno proponendo qua, no? Cioè, sì. Viene Netflix e dico, senti, mi dai 1 milione di euro di tasse all'anno, poi guadagna quel cazzo che vuoi, mi dai l'IVA, ovviamente. Netflix dice, vengo. Ok? Netflix, se dovesse venire qua e ti faccio la dichiarazione, e poi mi arriva la Guardia di Finanza, e poi mi controlla i costi deducibili, è indeducibile, e mio nonno in casa... ti dice vaffanculo, io con i finanzieri italiani non voglio averci che fare, perché spendo più soldi in team legali e di commercialisti che concordiamo quello che vuoi, io me lo metto lì, faccio il mio budget, se ci sto dentro e guadagno lo faccio. Più o meno all'italiana, per le PMI, questo è quello che viene proposto e viene fatto, quindi è una normativa anche simpatica, che poi è una normativa che io ho conosciuto 20 anni fa quando lavoravo a Londra, no? Mi raccontavano che c'erano gli italiani che venivano là, non ci sono i controlli fiscali, gli italiani che venivano a Londra e aprivano le gelaterie, no? Ok? Là il sistema è semplice, loro dicono, hai una gelateria di 8 metri quadri con 8 dipendenti, secondo me a fine anno guadagni questo, secondo me se guadagni questo a fine anno mi devi dare questo e lo concordiamo subito. Cioè lo fai su, all'apertura della partita IVA, non è obbligatorio per carità, però ti dicono ovviamente... Se tu stai sotto lì, vuol dire che non riesci a vivere e vuol dire che io a fine anno vengo e te la chiudo. Cioè, o sei una onlus e regali gelati, oppure se tu non riesci a vivere con la gelateria, te la chiudo io. Se non te la chiudo il primo anno, te la chiudo il secondo. Ok? E avevano addirittura, me lo ricordo perché è una cosa che mi ha scioccato, il finanziere andava delle sere o delle giorni a Campione senza preavviso e si metteva alla macchina dello scontrino e faceva lui lo scontrino. Ok? Cioè, adesso è tutto telematico, il mondo è cambiato, ok? Però diciamo l'alibi di dire non so quante tasse pagherò se farò così, non c'è più. A giugno lo sai, hai tempo fino al 15 di ottobre per decidere, quindi stai decidendo il 2024 dove hai 9 mesi e mezzo dell'anno già davanti, cioè tu sai già quanto hai guadagnato nel 24 quando sei a ottobre, hai fatto cioè, 10 mesi su 12, certo. L'incognita sarà l'anno dopo, per carità di Dio, ma se non ti è venuto un tumore nel frattempo, cazzo, l'anno dopo
sarà un po' meglio di questo magari, no? Quindi diciamo l'alibi di dire non lo faccio perché non so quante tasse pagherò, non c'è più. Okay. Attento che dopo ci dicono che siamo di destra pro-meloniani se dici che hanno fatto una legge buona pro-fisca, eccetera. No, vabbè, ma io non sapevo che ci fosse la Meloni al governo. No, ma... Adesso, al di là degli scherzi, insomma, questa per l'Italia è una buona cosa, nel senso dire, che qualcuno che lo chiama condono, no? Non è un condono, perché il condono è sul passato. Allora, accertamenti non ce ne saranno, c'è scritto che possono fare delle verifiche, ok? Ma la verifica su cosa è fatta? La verifica è fatta nel senso che tu non abbia lavoratori in nero, oppure che tu effettivamente continui cazzo a fare nero e a non pagare l'IVA. Ma però, se io voglio dire, se io compro una cosa che è questa e ho la fattura, non ho più il problema se è deducibile o non è deducibile. Perché se è deducibile non serve un cazzo, tanto ho concordato il reddito. Se è indeducibile non c'entra un cazzo, perché tanto ho concordato il reddito. Quindi qualsiasi tipo di spesa che io faccio dal punto di vista aziendale non devo neanche più chiedermi se è deducibile o indeducibile. Quindi anche l'aspetto burocratico e il rapporto, diciamo, col fiscalista cambia. Cioè, diciamo che è semplificato. Cioè, nel senso, io sono amante della semplificazione, perché la zecca garbugli, il conta fagioli, che non mi piace come lavoro, ok? Quindi cerco di spingere sempre di più da questo punto di vista. Ma per me è una notizia positiva che uno venga e mi dica, boh, con la carta di credito ho comprato su Amazon sta roba, e io devo stare qua a dire, ma è deducibile o non è deducibile, la cameretta cos'è, è l'iPhone, no, non me ne frega un cazzo, tanto hai concordato il reddito, sia deducibile o indeducibile, non più questa parte burocratica. Quindi questo dialogo di andare dal commercialista per fotterlo su alcune spese, come dire, o meglio, che il commercialista abbia il dubbio di sé che il cliente gli stia dando delle cose, stia raccontando delle palle, certo, non c'è neanche più. Quindi non so di cosa stiamo parlando, magari parliamo appunto dell'IVA, ok? Ma l'IVA significa perdere traccia dei clienti. Io ritengo che per un'azienda che vuole crescere e fare un piano a 2, 4, 6 anni, l'unica cosa che deve conoscere è tutto del suo cliente. Ok? Quindi se io non tengo traccia del mio cliente, ma vale anche per 1000 artigiani, che possono essere anche idraulici, elettricisti che fanno gli impianti, mai uno che ti chiami 6 mesi dopo e dice, ah, io ho fatto l'impianto, passerai domani a vedere se è tutto a posto. Se l'ho pagato in nero, secondo me lui neanche sa dove cazzo sono. Okay? No, assolutamente, no, perde traccia assolutamente di tutto. Quindi possiamo dire, Abi, che in realtà, quindi, riassumendo, uno, non esiste in realtà per le piccole aziende, soprattutto all'inizio, al di là della burocrazia che è noiosa e il clima che è brutto, un reale problema di tassazione, perché se non faccio utili non pago tasse, tra virgolette, quindi questo è il problema reale. Okay? Quindi il primo problema dell'imprenditore è imparare a fare l'imprenditore per generare un utile ottimo e abbondante, e poi lì parleremo di come me la gestisco quando ne ho troppi, non so dove metterli, magari non voglio che lo Stato mi pigli tutti, ma all'inizio non fallisco perché ho le tasse, fallisco perché non sono in grado di tenere in piedi la struttura, non arrivo nemmeno al punto di pareggio, che è il costo di quanto mi costa semplicemente stare aperto, e quindi poi faccio nero, ma non è più un nero di evasione fiscale, lo faccio perché non sto nemmeno aperto, ma non è che quindi le tasse sarebbero un problema, non le pagheresti perché sei sotto, se anche tu facessi in bianco, ma che dovresti chiudere perché l'azienda non sta in piedi. Quindi, primo mito enorme, sfatato questa cosa che devo fare nero. No, sì, ma quello è un nero di, tra virgolette, sopravvivenza, ma non perché se lo pagassi come tasse, che non ci sarebbe nessuna tassa da pagare, che tu non mangeresti. Quindi il tuo problema è che non mangeresti con quello che guadagni, ma anche senza pagare tasse. Cioè, se io facessi il 99% delle aziende in Italia che pagano niente, perché i dati sono dichiarato medio, sono 14.000 euro, di cosa cazzo parliamo, ok? Se anche facessi tutti a tassazione zero, è che questa gente non arriva a sostenere l'azienda. Cioè, io faccio paradiso fiscale, domani è Panama, dico una cazzata. Tasse tutti come se fossero a Dubai, non staresti aperto. Cioè, per fare un esempio scemo, no? Allora, noi che abbiamo le aziende sia in Italia, abbiamo altre aziende, si occupano, siamo in Svizzera, no? Cioè, se la gente venisse in Svizzera con il caffè a 3 euro e la bottiglietta d'acqua a 5 euro e l'affitto di un buco di merda a 20.000 euro, ma non arrivi alla prima settimana del mese con quello che guadagni, non è il problema che risparmieresti, non avresti nessuna tassa da risparmiare perché non paghi neanche il caffè. Il problema è quello lì, non sono io, cosa sono, Albi? 4 punti di differenza tra l'SRL italiana e forse 3. Okay,
cioè questo enorme paradiso, giusto per dire, questo enorme paradiso fiscale che è la Svizzera, che non lo è, no? Perché semplicemente è godurioso, noi dobbiamo dire la verità, in termini di rapporto col tassatore, nel senso che brava gente viene, se te sei a modo, ti dice che sei a modo e ti fa pure la testimonianza, cazzo, per quello che viene dopo, e non rompe i coglioni, ok? Se rompi il cazzo non è come in Italia, cioè è peggio che in Italia se fai il coglione, qua ti dicono, oh, chiediamo il giusto per podcast, devi comportare bene. Ok, che differenza esiste, tu che, perché le gestisci entrambe, quindi lo sai, tra l'azienda italiana e l'azienda svizzera, tra l'SRL e la, l'SA o SAGL, a seconda di quello che una è in Svizzera. 3-4 punti, tassazione? Sì, forse. Te li concedo, perché è giusto che te li conceda, 3-4 punti esistono. E attenzione che tra l'altro non è che in Svizzera, per gli svizzeri che ci ascoltano, si scarica tutto. Ok, anche loro hanno l'automobile del titolare, che non la scarichi se il titolare non fa il tassista, ok? Certamente sono più educati su alcune cose, nel senso, piccole cazzate, che contano per quel che contano in futuro, ma contano finora, il cellulare, in Italia ti dicono non è interamente deducibile, perché parte delle tue telefonate le fai a scopo familiare. Sono... A me fanno esplodere la testa sta roba, ok? Cioè, okay. Quindi in Svizzera nessuno fa questo tipo di ragionamento, c'hai cioè dei cellulari aziendali. Ok, allora sì. aspetta, quantifichiamo questa cosa, perché è vero, no? in ottica di fastidio più che di quid, che di sostanza, in Italia facciamo conto che ancora non abbiamo fatto il concordato con l'azienda italiana, no? E quindi mi vogliono rompere i coglioni. In Italia ci sono una serie di costi che nel resto del mondo sono onestamente deducibili, e in Italia invece con l'aggressività fiscale che si è sviluppata nel corso degli anni sono diventati indeducibili, quindi queste sono tasse brutte, ok? Quali sono queste? Mi sembra 4-5 in realtà, che sono quelle allora, più fastidiose. Chiaramente c'hai cellulari, ok? I carburanti, le automobili ovviamente, la parte, perché qua c'è un genio dietro, quando tu compri un ufficio, l'ufficio si appoggia ad un terreno, secondo loro il terreno che non è tuo perché è un condominio, ma il terreno vale il 20% dell'ufficio, e quindi il 20% di quello che tu spendi per comprare l'ufficio non è deducibile, ok? Poi c'hai delle altre micro spese che possono essere anche i vestiti, ad esempio, no? Le divise, i vestiti, se sono un commercialista dovrò pur vestirmi, ok? Non è che vado via a parte te, Frank, però tu sei Disney come brand, quindi ok. Però quindi sono tutte queste piccole cose sostanzialmente anomale che in un anno al massimo cubano dai 20 ai 30 mila euro di costi non riconosciuti. Okay. Ok. Però specifico, supponiamo che siano 30 mila perché voglio essere buono, questi 30 mila, non è che sono 30 mila di tasse. Allora, supponiamo che la tassazione sia il 25%. Se io dichiaro 10.000 come mio bilancio, più 30 fa 40, il 25% di 40 è 10. Quindi io pago 10 di tasse su 10 da bilancio. Ma il mio problema non sono quei 30.000. Il problema è che chiudo il bilancio a 10.000. Perché se il mio bilancio invece di chiudere a 10.000 chiudesse a 200.000, il problema sarebbe, sai Frank, non dobbiamo dichiarare 200.000. Perché in Italia sono stronzi, dobbiamo dichiarare 230. Tu mi dirai, e tu mi hai chiamato perché invece di 200.000 dobbiamo dichiarare 230, e quindi invece di pagare 50.000 dobbiamo pagare 50-60.000? Cioè invece di 50.000 dobbiamo pagare 60.000 perché siamo in Italia e mi hai chiamato per questo? Cioè, quindi il problema non sono... Cioè, ok, allora, il problema è che dobbiamo essere pazienti perché siamo in Italia. Quindi questi 30.000 di costi indeducibili che in Svizzera e in altri paesi sono deducibili è un problema. Ma 30.000 raffrontati e 10.000 di bilancio è un problema, ma 30.000 raffrontati su 100, 200, 300, 400.000. Adesso, o qualche milione, perché c'è anche qualche azienda che va bene. Cliente che ha pubblicato il suo bilancio, mi sembra che chiuda, adesso non ho guardato bene, l'EBITDA a 4 milioni. Ok? È come se io fossi fiscalista suo e dicessi, ah, non dobbiamo dichiarare 4 milioni di reddito, ma dobbiamo dichiarare 4 milioni e 30.000. Perché tanto sempre quella è la macchina, sempre quello è il cellulare, sempre quello sarà l'ufficio, sarà 30.000, sarà 50.000, non sono 4 milioni da dichiarare, sono 4 milioni e 50.000. E lui mi direbbe, fammi fare due telefonate a rompermi il cazzo perché ogni minuto guadagno di più
di quella differenza di tassazione di cui mi stai parlando oggi al telefono. Quindi il problema non sono i 30, cioè allora, c'è un problema nel senso di rapporto col fisco, rapporto con le normative, dà fastidio. Odiosi, okay. Per l'amor di Dio, certo. Odiosi. Dà fastidio. Però, d'altro lato, di cosa stiamo parlando? Sì. Facciamo finta che sia una minimum tax. Cioè, è come se lo Stato ti dicesse, guarda, scarica tutto, ma secondo me 30.000 non sono da scaricare. Dammi il 25% di 30.000, che sono 7.500 euro, tu mi dai 7.500 euro di tasse, togli F24, pagamelo e scarica tutto quel cazzo che vuoi. Quindi il tuo problema sui costi indeducibili delle varie pugnette sono, hanno un valore di 7.500 euro, che sono in un anno 600 euro al mese. Se tu in un mese come imprenditore hai un problema di 600 euro di tasse, hai un problema di redditività, cioè nel senso l'azienda non funziona, non sai fare l'imprenditore, appunto non sono il problema delle tasse. Quindi, allora ti faccio una domanda però perché è interessante, perché mentre lo dicevi qualcuno sicuramente avrà sdrizzato malissimo l'orecchio, perché tutta una serie di persone che ci seguono non sono in quella condizione, e quindi perché tu hai detto, ma che cazzo è, no, cioè 30.000 euro, cioè il 25% di 30.000 euro, la gente dice, ma come, io pago il 65% di tasse, non il 25%, perché ovviamente tu stavi facendo riferimento alle aziende in contabilità completa, cioè dall'SRL in su, tra virgolette, mentre ci sono le aziende che sono in contabilità semplificata, che le tasse le pagano in maniera diretta e in maniera diversa. Vuoi spiegare velocemente la differenza di tassazione e perché noi rompiamo i coglioni alla gente di aprirsi una cazzo di SRL, perché se no non usciamo vivi? Ok, allora, torno indietro un secondo su quel 25%, quindi fondamentalmente se io ti facessi pagare 10.000 euro di tasse su 10.000 euro di utile, la tassazione è 100%. Ok? Se invece di avere 10.000 di utile ce l'avessi di 300.000, la tassazione sarà del 26%. Quindi il problema di passare dal 26 al 100%, dal 100% al 26, è un problema di cazzo che devi uscire con l'utile. Ok? Poi, questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è... diciamo la formo in due dialetti, che c'è la contabilità dell'impresa individuale o delle società di persone, ok, e la SRL, sono due mondi diversi, ok. Allora, la prima è che nel caso di ditta individuale o società di persone, lo Stato pensa, a ragione o torto che sia, che tutto l'utile che tu fai in azienda te lo mangi al ristorante, ok. È equivalente al tuo reddito per lo Stato. È equivalente al tuo reddito. Quindi è evidente che se la tua aliquota, tra virgolette, più alta è del 38-40%, al quale ci aggiungo un 26% di IMSS, andiamo al 50-60%, vuol dire che su tutto quello che tu produci stai pagando il 60%. Se per sfiga tua sei anche un bravo imprenditore e l'anno dopo dichiari il doppio, che stai facendo bene, mi devi dare il 60% più il 60% di acconto, che fa il 120% da un punto di vista finanziario, ok? E come imprenditore dico, cazzo, ho guadagnato il doppio e devo dare più del doppio allo Stato, con un problema... Ok, scusa, ti fermo un attimo, Ali, perché questo è uno dei motivi per i quali la gente comune, tra virgolette, che non è in SRL, dice... Le tasse sono troppe, perché? Perché in realtà hanno il concetto dell'anticipo dell'anno dopo, e se per caso stanno andando un pelo meglio dell'anno prima, effettivamente se tu hai la tassazione per direttissima, muori. Questa è la verità. Esatto. Quella è la formula che tu hai scelto per fare impresa, però. Col problema anche che se per caso tu fai il doppio del reddito non è per lo Spirito Santo, ma probabilmente hai pure fatto degli investimenti per farlo. Sì, sì. Quindi hai tirato fuori dei soldi per farlo, ok? Magari i clienti ti pagano un attimo dopo, sei cresciuto, quindi anche i crediti sono magari un po' cresciuti, devi incassare. Quindi trovi investimenti fatti, i soldi da incassare che sono più di prima, è il 120% del teorico reddito che tu hai dato. E tra l'altro, quando io parlo del 120%, vuol dire che a te non resta neanche un euro da vivere. Cioè, il 60% vuol dire, fatto 100, tu devi vivere col 40. Paghi 60, vivi col 40. Ma se io faccio 120%, vuol dire che tu devi andare a prendere i tuoi risparmi o farteli prestare dalla banca per darli allo Stato, ma poi devi anche vivere. Ok? Quindi questo è un sistema sbagliato. Poi, ok,
che questa roba dell'acconto sia tutta una roba tipica italiana, tutto quel cazzo che vogliamo, le regole del Monopoli in Italia sono queste e dobbiamo giocare con queste regole. Ok, quindi la SRL cambia come aspetto. Primo, perché la tassa... La SRL mi serve per circumnavigare il fatto che lo Stato italiano in realtà pensa che se io ho una partita IVA individuale, tra virgolette, un SNC, eccetera, eccetera, in realtà io rimarrò un piccolo artigiano, tra virgolette, per tutta la vita. Quindi si fanno i conti su quel reddito lì e quindi non hanno il problema, no, di fare monte su una crescita. Se tu hai come obiettivo quello di crescere, la società di capitali è l'unica formula che per chi ci ascolta può essere utilizzata, perché il Monopoli funziona così, ragazzi, nel senso, se non fai l'SRL si muore, ma non è il problema della tassazione, è il problema dello Stato malato di mente, per l'amor di Dio, okay? Che pensa che nel momento in cui tu non hai una società di capitali giocherai tutta la vita per sopravvivere, quindi più o meno il tuo reddito sarà quello della botteguccia che fa quelli e quelli fa, non si espande, non cresce, non assume. Mentre lo Stato, dico una cosa brutta che non è vera, ma la dico in maniera provocatoria, per assurdo, ragazzi, lo Stato con la sua tassazione ti dice quello che si aspetta da te come imprenditore che vuole che tu faccia. Cioè, se tu non cresci, lo Stato ti tassa per direttissima. Se tu dimostri di creare una società di capitali, ti dà la possibilità di ricevere una tassazione diversa, per competenza, anche quindi differita nel corso degli anni, eccetera, eccetera, quindi ti dà la possibilità anche di investire all'interno della tua azienda e prenderti, insomma, l'utile giusto se lo produce, eccetera, eccetera. Sbaglio, Albi? Cioè, che lo Stato ti dà questa indicazione alla fine. Esatto, quindi, cioè, fondamentalmente, se dovessi fare un confronto, è come ti facesse uno sconto del 50%, perché alla fine, quello che ho detto prima, era un 60%, ok, che poi diventa 120% in caso di crescita del reddito, nel caso dell'SRL sarebbe un 25%, ok? Che è mal che ti vada, che fa il doppio del reddito, il 25% diventerà il 50%, ma non diventa il 120%, ok? Certo. Quindi, di base, paghi la metà, ok? Sarai tassato eventualmente su quello che prelevi, ma qua poi si apre lo scenario di come prelevare i soldi dell'SRL, ci sono vari modi, eccetera. Okay. Altro aspetto... Sì, in Italia è ancora vera questa, mi sembra di sì, ma te lo richiedo. In Italia è ancora vera che anche per l'SRL, o meglio, volevo dire in particolare per l'SRL, in realtà l'anticipo per l'anno successivo può essere differito con un ravvedimento operoso molto poco, sì, influente in termini di interessi, no? Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi io ho un SRL, non mi affogno, io ce l'anticipo, non glielo do, non ce l'ho, tra virgolette, te lo do e poi te lo do con calma, nel momento opportuno, ce lo sposto in avanti, no? Sì, sì, posso tranquillamente spostare in avanti. Questo è, come dire, salvagente che tu puoi avere. Dal mio punto di vista, quando tu pianifichi una crescita, la pianifichi dal punto di vista finanziario, quindi puoi anche pianificare il fatto che l'acconto lo dai. Noi, tanto per dirti, no, Frank, una cosa brutta di studio, ok? Noi odiamo le rateazioni. Sì. Le odiamo. Allora, cioè, per dirti anche le tasse di giugno, no? Non so, le puoi pagare in 6 rate, ma noi se vediamo che il cliente li ha, no? E parlando col cliente, dico, fateli fuori in 3 rate. Poi si abituano e l'anno dopo mi dico, senti, ma non si può fare una rata sola, ok? Perché tanto comunque... Non è che oggi non ce li hai e tra 3 mesi ce li hai. Cioè, se non ce li hai oggi, c'è non ce li hai neanche tra 3 mesi, ok? Cioè, non è che stiamo parlando di, non so, 2 milioni di euro. Cioè, se devi pagare un F24 da 15.000 euro, posso fare 5 rate, ok, da 3.000, ma non è, cioè, se il problema è che non riesci a vivere, abbiamo un altro tipo di problema. Poi è evidente che per qualcuno che effettivamente fa dei salti importanti, insomma, si fa un ragionamento, gli dice, guarda, facciamo un ravvedimento e lo portiamo a giugno, anche perché se effettivamente io mi trovo a giugno dell'anno dopo con il reddito vero di quello lì e i soldi non li ha neanche per fare il ravvedimento, cioè, cazzo, era meglio che me ne accorgessi prima, stai facendo una crescita illiquida, ok? Hai sbagliato a farti finanziare gli investimenti, non lo so. C'è stato un motivo anche per il quale, per esempio, è uno dei motivi, per l'amore di Dio, per i quali sono fallite Temachigno e l'altra catena Pendolini, perché in realtà, se tu vai a vedere, loro sono passati, cioè il fatturato gli è esploso, sono passati da 1 milione a 20 centri, 7, 8, 10, 15 milioni di fatturato, però era una crescita completamente illiquida, perché facevano 10 milioni di fatturato, 10 milioni di perdita quell'anno. Cazzo, devo, sì, differire lì. Cioè. Quindi quello lì era un fallimento programmato, i maligni potrebbero dire, cioè avranno avuto qualcuno con un foglio in Excel con le colonne messe in fila
e dire secondo me al 18° mese chiudiamo, ok, perché poi alla fine, oppure magari speravano un intervento di un fondo, perché poi queste startup milionarie non hanno mai una storia che ha un bel inizio, ma non si capisce mai la fine. Cioè, sì, ma è come Grom, che se non li rilevavano saltavano per aria. Loro sono Grom che non ce l'ha fatta. In realtà hanno provato ad aprire punti andando in leva. Infatti uno ha detto, abbiamo provato a fare un crowdfunding, ci servivano 5 milioni, abbiamo raccolto uno e siamo saltati per aria. Quella è la versione sintetica. Non è arrivata Unilever a rilevarli, quindi Grom avrebbe fatto la stessa fine. Però Grom cubava un 25 milioni quando è stata rilevata. Loro erano più o meno alla metà, un po' meno alla metà, quindi probabilmente non erano interessanti, non è mai arrivato un fondo a fargli un'offerta. Però è la classica scena della crescita illiquida che hanno molte aziende, no? Che poi vengono mitizzate sui giornali, fanno un sacco di PR, ma se tu apri quei cazzo di bilanci, io mi metto le mani nei capelli, che cazzo state a fare, no? Perché quello è il problema. Quindi Ali, ma ti volevo chiedere una cosa, quindi, che è interessante, ma anche per chi ci segue, no? Perché poi è vita reale, nel senso che okay, noi sappiamo, abbiamo capito che in Italia, in un certo momento, lasciando perdere che parto all'inizio e faccio un forfettino, forfettario, poi mi faccio il mio concordato e ho 6 anni, per esempio, ma a un certo momento non sappiamo, diventerò grande, no? Quindi l'unico modo, comunque l'unica formula per avere una contabilità corretta è avere da un SRL in su, non dico avere l'SPA, insomma, ma avere almeno l'SRL. E qui, visto che tu sei parte in causa, no? Ma tu sei un commercialista atipico, perché tu vieni dall'altra parte della barricata, tu vieni dal controllo di gestione, vieni dall'esperienza internazionale, no? Quindi se io vengo da te, Albi, noi ci siamo conosciuti, che eravamo già d'accordo su questa cosa, però se io avessi parlato, come ho parlato per tanti anni, no? Con un tuo collega, io ho tanti studenti che giustamente fanno, non so, un nostro corso, anche semplicemente ascoltando quello che stiamo dicendo, no? Vanno dal commercialista e gli dicono, ho capito che per crescere e riuscire, non a pagare meno tasse, ma insomma, ma a gestire la tassazione in maniera sana, mi serve un SRL. E i commercialisti italiani rispondono in media, il 99% dei casi rispondono ai clienti, tu sei pazzo, vaffanculo. Come mai c'è questa ritrosia da parte dei commercialisti italiani nell'aprire l'SRL per i propri clienti? Noi prima scherziamo, ce lo diciamo sempre, un po' è colpa dei commercialisti, un po' normalmente è colpa anche dei clienti. Vuoi dare a metà un colpo al cerchio, una botte, per spiegare come mai c'è questo problema? Allora, facciamo la premessa, no? Avere un SRL in contabilità ordinaria, cosa vuol dire? Non solo registrare le fatture, ok? Ma registrare qualsiasi movimento finanziario, che sia in contanti, o che sia prelievo col POS, che sia la banca, che sia un bonifico, eccetera. Quindi il fatto di avere una contabilità in ordinaria, hai la certezza matematica che qualsiasi uscita finanziaria dell'azienda è un costo. Se non è un costo, sarà un investimento, ok? Quindi non esce euro che non sia contabilizzato a costo. Bene, questo consente, secondo la mia esperienza, già di risparmiare, perché scarico un po' più di costi rispetto a prima. Cioè tutto ciò che non è fattura, tutto ciò che non è fattura, nella contabilità semplificata non si vede. Cioè, quindi se io faccio la contabilità semplificata non SRL e la voglio fare ora di un mio cliente, io semplicemente mi collego con l'agenzia dell'entrata, scarico le fatture emesse, mi collego, scarico le fatture di acquisto, faccio la differenza delle due e ho fatto il mio bilancio. Non me ne frega un cazzo se ho incassato, se non ho incassato, se ho pagato, se ho prelevato, se sono stato al ristorante, se sono stato a Mendrisio. No, non me ne frega niente. Deve essere il cliente a venire a portarmi le pezze di carta. Ma siccome abbiamo detto in premessa che il cliente andare dal commercialista è come andare dal dentista, il cliente secondo me proprio non ci va. Poi archiviare gli scontrini, le ricevute fiscali nel portafoglio, cioè, ok, certo. Non lo fa. Bene, e l'SRL si è obbligato a farlo, o meglio, il commercialista, vedendo i movimenti della banca, è obbligato a chiederti cosa sono sta robe, cosa sono ste spese della carta di credito, cosa hai fatto col bancomat, e quindi ti stimola a ricevere dei documenti, ok? E quindi, per fare la contabilità, l'SRL, oltre ad aver fatto quello che ho detto prima, devo prendere le banche, se ne hai una, due, tre, PayPal, Stripe, tutte le forme di incasso possibili, devo averle in contabilità, registrare e matchare gli incassi, quindi la fattura abbino con l'incasso, perché poi guardo i crediti, con quanti sei fuori, chi ti ha pagato, chi non ti ha pagato, queste robe qua, le fatture di acquisto, che se le hai pagate o meno, così controllo anche i fornitori,
quindi sono in grado anche di faccio un po' di teoria di bilancio, sono in grado di controllare se la tua crescita è pago tutti i fornitori a 30 giorni e i clienti mi pagano a 60 e mi si sta gonfiando non il conto corrente, ma semplicemente il fatto che sto prestando dei soldi ai clienti, quindi ciclo monetario invertito. Quindi, diciamo, oltre alla parte fiscale, c'è tutto questo aspetto che serve la contabilità ordinaria. Quindi ho la tua posizione completa davanti, dove sono in grado di dirti se è giusto che tu paghi l'acconto subito, se lo pagherà. Ok, perfetto. Quindi è ovvio che io come commercialista devo avere un rapporto con un cliente ordinato, un cliente educato, ok? Cioè, nel senso, su questa cosa io insisto da anni, i clienti vanno educati, ok? Quindi i clienti gli si spiegano, noi abbiamo una mail automatica che ogni due del mese parte ai clienti, dice, ah, per cortesia mi dai i documenti, cioè io la contabilità la faccio mensile, non la faccio trimestrale, no? E quindi ogni mese entro il 5 io voglio che tutti i clienti mi diano le cose. Poi è ovvio che se mi viene segnalato dall'altro ufficio che un cliente non è educato e non è educabile, ok, ed è volutamente non collaborativo, lo allontano dallo studio, perché uno studio commercialista è una catena produttiva, quindi ho 40 contabilità da fare in un mese e le devo fare tutte in un mese. Se uno stronzo me la complica e mi dà le robe quando vuole lui, quella roba io non la chiudo mai. Quando è ora quella di fare di Frank Merenda, che è una persona ordinata che gli ho promesso, non gliela posso fare perché c'è la roba in ritardo di quell'altro che mi si infila in me e diventa un puttanaio, ok? Quindi come commercialista, se il cliente non è educato, non lo faccio. Poi c'è anche un altro tema, che fare la contabilità in ordinaria prevede anche la questione della competenza, come dicevi te. Quindi, mentre prima le fatture sono tutte uguali, acquisto vendita è uguale, contabilità ordinaria, diciamo, dovrei, potrei, sarebbe opportuno leggerle. Ok, quindi è opportuno che, ad esempio, se io vedo che qualcuno ha fatto una spesa di marketing, ok, ma ha speso con noi 30.000 euro, adesso la metto così, posso decidere se quella cosa me la scarico nell'anno perché ritengo, per i miei motivi di bilancio, eccetera, scaricare. Posso dividerla in due anni perché so che il funnel non me lo fanno a dicembre, non me lo faranno a gennaio, non lo so, ok? Quindi cerco di centrare la competenza. Se io vedo una mega fattura di vendita e vedo che il servizio è erogato l'anno dopo, dico al cliente, è vero, leggo che questa cosa non è del 2023, ma vedo 2000, l'hai fatta questa roba, è la fattura di ottobre, novembre o dicembre, e dice, no, guarda, effettivamente sta roba devo ancora consegnarla, devo ancora farla, e dico, guarda, questa la prendo, la sposto l'anno dopo, quindi sposto la tassazione l'anno dopo, che è quando avrò anche i necessari costi per erogare quel tipo di servizio. Quindi non sto evadendo, ok? Tanto cioè, quindi è i principi contabili di una. Siamo entrati per competenza, non si chiama per evasione, cioè di quando è competente quel costo, in quell'anno lo scarico. Esattamente, ok? Quindi servono anche delle persone formate all'interno dello studio. Quindi, nella realtà, io non so perché alcuni dei colleghi non vogliono fare l'SRL. Cioè, io ho solo SRL, per esempio, no? Sono focalizzato, ho anche ditte individuali, SNC in ordinaria, che poi io l'educazione la faccio, non è che io faccio installo l'SRL, quindi io faccio un periodo di 3, 6, 9 mesi dove andiamo in contabilità ordinaria, che si può fare anche per le ditte individuali, se di persone. Quando lo vedo che è educato, lo passo in SRL e quindi il passaggio di fatto diventa, tra virgolette, morbido. Però io sono su questo standard. Alcuni miei colleghi giustamente fanno magari 730, magari fanno la contabilità dell'agente rappresentante, fanno del cinese, non lo so. Cioè, adesso non per essere razzista, ma varie tipologie. Probabilmente avere un SRL di un cliente che gli dice pure, sai cosa, mi devi dare il bilancio trimestrale perché io voglio vedere a giugno piuttosto che a settembre se accettare o meno il concordato, se sto crescendo in modo sano, se i miei margini ci sono, ho aumentato i prezzi, voglio vedere se sono aumentati i margini, ho deciso di togliere questa fascia di servizi prodotti perché secondo me mi ingolfavano il settore prodotti, che cazzo ne so io, e uno dice, sai cosa, vaffanculo, mi tengo i clienti che gli dà fastidio venire qua,
ok, scarico tutto telematicamente, li vedo l'anno dopo, gli do l'F24, cioè sono modelli diversi, ok? Quindi sembra una banalità dirla, però all'imprenditore serve un'azienda lista fondamentalmente, ok? Non serve il fiscalista, cioè serve anche il fiscalista, ma prima del fiscalista serve l'azienda lista, o meglio, quel professionista, chiaramente imprenditoriale, che sa come viene fatta una contabilità, perché la contabilità in primis fu inventata la partita doppia da frate, non so chi sia, frate Cionfolo, ok? Delle tue zone, Frank, doveva essere, perché lui aveva il monastero e sai che pagano le tasse, il frumento, okay? E non ci capiva un cazzo e non sapeva chi doveva dargli i soldi, se erano suoi, in magazzino, quanta roba aveva. E quindi si è inventato la partita doppia, ma per gestire il monastero. Quindi la contabilità va prima utilizzata per gestire il tuo monastero, poi verrà gestita per pagare le tasse a Roma, perché era sempre a Roma che pagava il monastero, quindi più o meno non è che sia cambiata la storia. Però non era per l'obolo di Roma, cioè non è che è arrivato al Vaticano a dirgli te adesso mi fai la contabilità. No, il frate se l'è inventata per i cazzi suoi. Ok, e più o meno è la stessa cosa, quindi è una questione proprio di, secondo me, atteggiamento mentale, sia dell'imprenditore che vuole questo tipo di servizio, che deve essere collaborativo, sia del professionista che deve decidere se essere anche lui collaborativo e aprirsi a questo scenario di avere dei clienti che pretendono di avere i numeri, aprire una discussione. È come quando noi insegniamo rendiconto finanziario, no? Il rendiconto finanziario non lo fa nessuno, ok? Io in diretta all'ultimo crash vedo le chat, perché poi le chiedono al commercialista, il commercialista gli ha risposto, che tipo di rendiconto finanziario? Uno ce n'è. Uno, che cazzo? Non è, no, in che senso, che tipo gli aveva chiesto, nel senso, come se ci fosse da scegliere, no? Quindi nella realtà l'SRL, se non riesci ad averla col tuo professionista, devi capire se sei te che ti devi un attimo mettere in discussione con lui, spiegarti, no, guarda, ti prometto sarò ordinato, ti darò tutte le cose eccetera eccetera, e se lui ha all'interno le risorse, lo spazio mentale per poter effettivamente farla, con la premessa che una contabilità ordinaria dove l'unico bilancio che io vedo è a maggio del, adesso siamo nel 24, no? Io non posso pensare che il bilancio del 2024, gli unici numeri li vedrò a giugno del 2025. Ok? Perché è come se io andassi a farmi l'analisi del sangue perché sto male e voi mi consegnate i referti tra un anno e mezzo. Sono già morto. In un anno e mezzo, cioè, se avevo una qualsiasi malattia anche curabile con aspirina, muoio. Quindi fondamentalmente la contabilità va gestita, tra virgolette, in questo modo, che serve per il monastero, serve per fare anche una pianificazione fiscale, ok? Quindi se hai bisogno di soldi per vivere, perché hai degli investimenti tuoi personali, si decide anche il periodo in cui te li puoi prelevare, perché non è uguale prelevarli a maggio piuttosto che a ottobre, piuttosto che a gennaio. Insomma, ognuno ha la propria vita, le proprie, tra virgolette, storie personali, e quindi questa cosa si pianifica con dei numeri alla mano, un minimo di pianificazione, insomma, ecco. Quindi di fatto l'SRL consente, quindi in sintesi, un risparmio fiscale, perché ho tutto segnato, ok? Devo avere dall'altra parte, perché un SRL registrata, cioè durante crash c'è stato uno, mi è venuto col bilancino, questo te lo dico perché fa ridere, è venuto col bilancino, ok? Quindi è anche fastidioso, perché dopo gli slot eccetera ti si presentano lì questo foglio scritto piccolo, no? Può guardarmi il mio bilancio? Io sono una persona educata, gli ho detto sì, ma è fatto corretto? Ah sì sì, guardi, me l'ha fatto il commercialista, ok, fatturavo 1 milione di euro, no? Ho visto il fatturato, e io, cioè, so dove guardare, ma lei incassa dai clienti a quanto? A 30 giorni mi pagano tutti, mi pagano la conto, e a 30 giorni mi pagano. Allora, mi sa spiegare perché con 1 milione di fatturato ha fuori 350.000 euro? Lei ha 350.000 euro di crediti, che significa che di media la pagano a 4 mesi. Chi ha 9, chi ha 3, ma certo a 30 giorni nessuno. Lei ha 400, più o meno 400.000 euro da incassare. No, 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 mi faccia vedere. Ma cosa può essere? Ho detto, può essere che il bilancio è sbagliato. Torni
a chi gliel'ha fatto e faccia i compitini. Questi 400.000 euro hanno un nome e un cognome, se li fa stampare, se li passa uno a uno, ma se è sbagliato l'ammontare dei crediti, vuol dire che è sbagliato l'ammontare della cassa, vuol dire che sono sbagliati i fornitori, forse saldo banca è stato un minimo centrato, perché quello è l'unica cosa che si quadra, ok, saldo banca, cioè è l'unica cosa che in teoria dovrebbe essere quello. Okay, clicco ma, è quello lì. Sì, ma tutto il resto, cioè, quindi vuol dire che non hai controllo della situazione, ok, e viene da me a chiedermi di commentarlo. Cioè io vorrei darti una mano, ok? Ma è come se tu mi dessi l'analisi del sangue di un elefante quando me le spacci per tue. Cioè, se io guardo quelle dell'elefante, dico guarda, io ti darei delle altre medicine. Sì. Beh, è come questo... quando la gente viene da me, no? Che mi dai l'idea per il posizionamento e non ho il bilancio, non so la sua focalizzazione, non so che cazzo vende, cosa non vende, cosa può vendere, cosa vende la concorrenza. Cioè, non c'è lì, cioè nel senso che è tutto sbagliato, qua manca la roba, quindi è come se io stessi analizzando o dell'acqua invece che analizzare o il sangue della capra, cioè nel senso non è che è cattiva, ragazzi, per chi segue, non è cattiva volontà, ok, di voler essere pagato per una roba, è che vogliamo essere pagati per una roba, perché quella roba, se la volete vera, richiede ore, molto lavoro, se volete la cazzata andate da un altro che vi dice ehi, secondo me sto bilancio e vi dice una cazzata, ma la media non è un professionista, richiede un monte lavoro molto lungo e molto importante, no? Quindi cioè, il concetto è un po' questo, no? Quindi cioè, dove posso parlo col commercialista, gli faccio la mia letterina di presentazione, dico dottore, se io le prometto di essere bravo, ordinato eccetera, e che il mio scopo oltre che essere bravo, ordinato è anche quello di crescere e quindi mi serve una cazzo di SRL, mi dà una mano? Se la risposta è sì, in teoria siete a cavallo, se sapete che dall'altra parte è una strutturativa. Se vi dice ancora no, perché ovviamente il commercialistino di paese che vuol fare solo le società individuali, perché con due clic le ha fatte, va a fanculo e non è la persona che fa per voi. Se uno che vi demotiva, allora, le cose sono due, cioè o pensa, o non c'ha voglia di lavorare, cioè nel senso che gradisce di gestire società individuali perché fa prima, pensa che siate dei coglioni e che mentite nel fatto che non metterete le mani nel cassetto come facevate prima con la ditta individuale, che non gli porterete i fogliettini che a lui servono e che non è vero che in realtà siete così bravi che vorrete formarvi, fare il marketing per crescere, eccetera, eccetera. Quindi non vi crede in realtà. Cioè, quindi probabilmente comunque non è il vostro partner. Magari ha ragione lui, cioè magari siete dei coglioni e lui lo sa, si mette una petta. Però no, parte gli scherzi. Però insomma, di sicuro non è aziendalista come Alberto stava dicendo, cioè non vi vuole nemmeno dare una mano, quindi non è il vostro partner. E quindi, dimmi Albi, no, volevi aggiungere? No, niente. No. Cattiva, però è lo stesso. Dilla, dai, sei qua, dilla. No, nel senso, anche qua, no, Frank, c'è questo aspetto che tu a volte, io me le ricordo le tue battute cattive, quindi la faccio per tua, ok? Okay. Cioè, è evidente che se tu cerchi consigli imprenditoriali, no? Da uno che ha aperto lo studio 30 anni fa e che è ancora lì con la segretaria, no, tu dici, non lo dico io, che, se, certo, che consigli vuoi che ti dia? Quando te, che non hai studiato, adesso dico una tu dissi, te che non hai studiato, cioè fai già più soldi di lui dopo due anni, hai quattro dipendenti, e arrivi col Mercedes, glielo parcheggi fuori, eccetera, eccetera. Lui, con che occhi ti guarda? Cioè, uno gli stai sul cazzo. Che valore aggiunto ti può dare? Niente. Uno gli stai sui coglioni, probabilmente, come dicevi prima, l'invidia, no, dell'estetista che a nero si porta via 6.000 euro, 7.000 euro e gli stai sul cazzo. Due, il problema è che gli parli arabo, cioè nel senso che quando tu vai da un commercialista, e questo il marketing non l'ha mai fatto in vita sua, non sa che cazzo è, perché non ha mai nemmeno gestito aziende con dei budget per fare marketing, ovviamente. Non ha una struttura aziendale, dipendenti non ne ha assunti perché non ne vuole assumere, perché sennò deve giustificare, incazzare, ma... E tu gli parli di crescita aziendale, di espandere, è nello stesso ufficio da 30 anni, tu gli parli di voler ampliare la struttura, assumere persone, investire in marketing, investire in formazione, vendita, per i tuoi... questo ti guarda e dice, te sei andato da qualche guru giapponese a farti ipnotizzare, sei finito negli Hare Krishna e sei finito in Scientology, ti pensa una roba del genere, cioè ti prende per pazzo, ma non perché siano vere queste cose, è perché stai parlando di fare impresa con uno che di fare impresa non sa neanche che cazzo, da dove cazzo si comincia a guardare. Cioè, il commercialista medio non sa di impresa, cioè, che anche un po' l'errore facciamo tutti. Io quando avevo 20 anni, che tante volte mi sono messo nei casini della giovinezza, no? Nel gestire la partita IVA, nel fare le cose, noi mica non li abbiamo fatti gli errori, ma anche recenti, no? Ma per me che, cioè, perché? Perché parli con delle persone che sei convinto, no? Che siano, io lavoro, se ci sono dei problemi o delle cose, poi me lo dice il commercialista, ma il commercialista sa cazzo.
Quindi cioè, se tu ti imponi, no, ti metti nella merda, tra virgolette, perché cominci a fare degli investimenti che il commercialista nemmeno capisce, non ti sa dare nemmeno gli indicatori per dire è giusto, è sbagliato, più o meno. Nel non sbagliare, no, non comprare niente, non investire, non prendere il macchinario, non assumere, cioè quello che so farlo anch'io. Di nero. E abbiamo risolto. Fai un po' più di nero, cioè se il commercialista medio, ragazzi, rimani in azienda con contabilità semplificata, fai più nero, non assumere, o peggio ancora, quelli, i tuoi colleghi, che smetti di fatturare, porco, smetti di fatturare, perché sennò paghi troppe tasse, ecco, questi indicatori dovrebbero farvi capire che non avete a che fare con un professionista che ha senso di esistere adesso, cioè, questo è un po' il dato, no? E penso che anche l'ordine sia d'accordo con me, nel senso che l'ordine dovrebbe sapere che se hai non dei dipendenti, cioè degli affiliati, associati, okay, che promuovono questa cultura imprenditoriale sul territorio, fra un po' non ci sarà nessun commercialista utile, perché le aziende falliranno tutte, cioè non ci sarà più bisogno di commercialista, fra un po' lo Stato si mette direttamente d'accordo con la persona, clicca qua e arriva lì. L'ha già fatto, perché l'IVA in via sperimentale la fa l'Agenzia delle Entrate. Diretta, no? Avete acquisto di vendita, ti dà un saldo, dice paga questo, siamo a posto. E siamo a posto. Ti fa il concordato con reddito quest'anno e l'anno prossimo. Cioè, come sei detto, non serve più un cazzo se continua a fare quella roba lì. Servirà. Dai, qualcosa servirà. Però non avrà più quella funzione di prima. E quindi deve trovare una funzione nuova più utile al tessuto imprenditoriale, all'imprenditoria, all'imprenditore che vuole crescere. Per amor di Dio, adesso sto scherzando, perché sono commercialisti, mica tutti vogliono crescere. Anzi, la maggior parte delle aziende sono, lo diciamo mille volte, una partita IVA nate per pagarsi il proprio posto di lavoro senza cazzi. Però ci sono quegli imprenditori, uno su 10, uno su 20, quello che in realtà vuole fare la roba fatta bene. E quindi deve trovare dall'altra parte un partner affidabile che possa dargli una mano. Okay? Cioè, il dato è quello lì. Quindi ti volevo fare una domanda in chiusura, che non è una domandina semplice, però secondo me è carina e vorrei che potessimo dire delle cose. Quindi c'è gente, giustamente, che invece che cercare di fare informazione marcia sul pain, no? Come noi diciamo, cioè marcia sulla percezione delle persone sbagliate e la amplifica, no? Quindi il problema, cioè se io faccio marketing su il problema, invece di dire le cose vere, no? Dico il problema in Italia sono le tasse, e quindi in realtà io ho il prodotto che mi insegna a non pagare le tasse o pagare meno tasse, no? Quindi insegno la sfuggevolezza fiscale, chiamiamola come cazzo vogliamo. Questa sfuggevolezza fiscale, che nasce da fare informazione facendo terrorismo, no? Cioè cavalcando il malcontento, diciamolo così, che il malcontento è motivato, ma le soluzioni non sono, la risposta è sbagliata, okay? Abbiamo visto tante volte, perché ci arrivano i clienti, con soluzioni strampalate o messi nella merda. Cioè, se tu vuoi raccontare qualcosa, vuoi dare qualche consiglio di cose non fare, io mi ricordo di tutti i clienti, quelli che arrivano, che hanno, cioè, il problema della piccola azienda, abbiamo detto che è piccola, quindi non ha il problema delle tasse, ha il problema che è piccola, e invece la soluzione è, hai la piccola azienda e quindi sopra ci fai la holding intestata alla nonna, così scarichi il rimborso chilometrico qui, lo scarichi, cioè, e tutte queste cose qua. Puoi spendere due parole, per cortesia, sulla tua esperienza di sta roba e del perché è pericoloso ma anche stupido farlo, cioè, entrambe le cose, cioè pericoloso ma stupido. Sì, allora... Anche se seducente, cioè dobbiamo dire, è seducente, come il lato oscuro della forza di Star Wars, no? Quindi è seducente, okay? È potente da come idea, però è pericoloso e anche stupido. Che sia potente e seducente l'abbiamo capito. Puoi spiegare gli altri due vertici? Sì, allora... Si vende bene ma è una merda. No, allora cerco di essere più morbido, ok? Ha delle sue utilità, okay? Fare le holding... Okay. No, ma certamente noi ne parliamo anche a caccia del tesoro fiscale, cioè quando è il momento di farla. Ok, esatto. Ma non per la bottega, cazzo. Certo. Quando e perché? Perché secondo me è più il perché del quando, ok? Quali sono le motivazioni, ok? Certo. Di certo le motivazioni, la verità è questa, le motivazioni fiscali non sono un perché, ok? Quindi che io mi faccia un holding in Italia per motivi fiscali non è un motivo. È vero che una società può dare gli utili a un'altra società che è proprietaria, la holding, ok, senza pagare tasse, ma sono spostati i soldi da una società all'altra società. Quindi la tassazione è quando è che li posso spendere io per andare in vacanza? Allora, se uno mi dice che una vacanzina la mettiamo sulla SRL, una vacanzina la mettiamo su una holding, da meno fastidio che due vacanze nella stessa società, ok?
la macchina mia la metto sulla operativa, la macchina dell'amministratore della holding, che non sono io, è mia moglie, la metto là, e due rimborsi chilometrici danno meno fastidio che due rimborsi chilometrici. Ok, bene. Poi, se vado a ragionare in termini di costo opportunità, anche lasciandola passare, no? Ok. La gestione di una holding posso dire che costa, tra le spese di costituzione, la contabilità, comunque un'altra partita IVA, un rischio fiscale, un conto corrente in banca, un aspetto previdenziale, eccetera, costa 15.000 euro all'anno. Ok? Quindi quello è il mio costo. Per andare a pari dovrei risparmiare 15.000 euro. Cioè, nel senso, se risparmiassi 15.000 euro, devo starmene come ero prima. Per risparmiare 15.000 euro vuol dire che devo inventarmi 70.000 euro di costi che non avrei dedotto prima. Ma tra rimborsi chilometrici, vacanzina, faccio fatica ad arrivare a 70.000. Quindi la verità è che si fanno, tra virgolette, manipolare sul fatto che risparmi in modo elusivo, ma nessuno ti dice quanto ti è costato il risparmio. Se io ti dico una holding costa 8.000 euro, però quest'anno hai risparmiato 5.000 euro di tasse, molti di voi diranno: beh, ma ho risparmiato 5.000 euro di tasse, ho fatto bene. No, ma cazzo, ma hai pagato 8.000. Ok? Cioè, adesso, Frank, non so se mi spiego. Cioè, la gente si fa prendere sull'ultima frase. Ok? Quindi, questo è un tema. Poi, trovo delle cose allucinanti, nel senso che qualcuno lo pubblicizza addirittura sui dentisti. Ok? Quindi, mi si è avvicinato un soggetto che mi ha detto: allora, le devo raccontare quello che ho fatto e lei mi dice se ho fatto bene. Allora, io ho fatto una SRL come dentista, ok? Però mi hanno consigliato che farla a socio unico è sbagliato, e quindi mi sono tirato dentro un mio dipendente al 2%. Ok, io avrei fatto a socio unico, però va bene. Poi ho fatto la holding, che possiede il 100%, e anche la holding mi ha detto mi hanno consigliato di non farlo socio unico, e quindi ho messo la moglie al 30%. Cosa ne pensa? Io gli ho detto: ti sei inculato da solo. Primo, ti sei tirato dentro la moglie, ok? È una questione, non sai mai quanto dura, adesso non è che io sono cattivo. Ti sei tirato dentro un estraneo dentro la tua società. Ma tutto questo per risparmiare cosa? Esattamente. Ok? Allora mi dice: no, perché io risparmio l'ENPAM, che è la cassa di previdenza. Ok? Allora io devo spiegare, devo dire: guarda che cassa di previdenza si chiama massimale. Ok? Cioè, quando tu superi 100.000 euro di reddito, non la paghi più. Cioè, paghi l'1%. Certo. Che è zero. Ok? Quindi, il fatto che tu abbia l'SRL, l'STP, la ODI, spero che il tuo bilancio reale chiuda a 3, 4, 500 mila euro, 250. Quindi superi comunque i 100 mila. E superati i 100 mila, la cassa di previdenza non ti chiede niente. Ma lei dice, io dico, lei vada ENPAM, massimale, ok? Quindi nella realtà poi c'è un altro tema che questa gente non dice, che pubblicizza queste cose, che già 2 anni fa l'avevo fatto vedere a caccia al tesoro fiscale. Come sono arrivati al concordato, cioè l'approccio dell'Agenzia delle Entrate di oggi, voglio dire, è un approccio molto concreto. Cioè, quello che dicono fanno. Ok, quindi come dicono che analizzano i social, eccetera, eccetera, per guardare il tenore di vita, è verità. Quindi fate quel nero che volete, dichiarate 5.000 euro e verranno un giorno, come fanno in Svizzera, ok? Con Instagram, Facebook, eccetera, diranno: lei è andato alle Maldive, suo figlio è iscritto qua, e qua, e questa è la macchina, e questo è, quindi il suo reddito per forza deve essere almeno pari a questo, ok? Quindi puoi fare il nascondino con la holding, ok? Una cosa che hanno dichiarato l'anno scorso era questa frase, era: e inseguiremo il titolare effettivo, ok? Che è una cosa che
tutti quanti in Italia abbiamo dichiarato a dicembre dell'anno scorso. A dicembre dell'anno scorso abbiamo dichiarato non solo i soci ma i titolari effettivi, che molto spesso i titolari effettivi sono i soci. Però cioè io ho una società e ho fatto la holding, ok? E ho messo socio Frank nella holding, ma mi devo anche pur fidare di Frank, perché cazzo, cioè, diventa padrone della mia società, quindi magari Frank è con me dentro al 60%. La loro anagrafica fiscale non è più quella degli anni 60, la partita IVA di AC Dottori Commercialisti è questa. Loro hanno, gli si apre, ok, quello che si vede tipo organigramma, e quindi certo, il filotto ce l'hanno. Cioè io ho avuto, Frank, un accertamento fiscale sul 2018, ti racconto questa. Un secondo, ok? Okay. Tanto per capire, ed è ancora in corso, me la stanno chiudendo. Nel 2018 ho pagato un risarcimento danni da 25.000 euro. Di una stronzata, sai, facciamo gli errori, no? Una stronzata fatta prima. Come collegio sindacale ho dovuto pagare 25.000 euro una transazione. Quella dell'Agenzia delle Entrate mi chiede la sentenza, eccetera, perché è stata transata, gliel'ho mandata, ma non la trovavo perché del 2018, quindi vabbè. Lui mi ha detto... No, guardi, mi fa, se mi fa una cortesia, ok, di mandarmi anche se quel risarcimento danni è deducibile o meno secondo le norme tributarie. Allora, tra me e me ho pensato, se non le sai te, ok. Però mi ha detto questo, perché sa, io ho controllato gli altri colleghi che hanno pagato i 25.000 e uno di loro non se l'è dedotta e quindi mi viene il dubbio. Cioè, quindi questo nel controllare me si è messo a guardare, perché io gli ho dato tutto, è un atto transattivo di consiglio di amministrazione, è andato a vedere nella dichiarazione del 2018 degli altri due commercialisti che c'erano per vedere se loro si erano dedotti la stessa spesa. Quindi oggi hanno la facoltà di muoversi, nel mio caso in via assolutamente trasversale, figuriamoci se controllano un SRL, se non guardano SRL, la holding, eccetera. Su un dentista gli hanno rotto il cazzo sulla moglie forfettina, ok, che faceva fattura allo studio, ma non è che lui gli ha detto questa è mia moglie, loro gli hanno detto questa è sua moglie, ok? E gli hanno anche pure detto mi spiega perché in quell'anno lei che si è messa in maternità con la cassa di previdenza e ha avuto il figlio le ha fatturato lo stesso tutti i mesi? Ma non è stato lui a dirglielo. Cioè, stavano controllando la sua posizione personale. Sì. No, per ridere, quando in realtà anche su di me, no, se ti ricordi, era il 2018, sono andati a vedere una roba del genere, che noi manco ci ricordavamo, quindi abbiamo chiesto scusa, abbiamo pagato, e si sono presentati, le cose, ho detto, scusi, però... dovrebbe chiedere al signor Merenda se questa foto che voi avete scaricato, questo biglietto aereo, te lo ricordi, questa persona che è con lui è la sua compagna, sua moglie, eccetera, eccetera. E te gli ha risposto, sì, la sua compagna. Io e te ci ricordavamo se Sabrina era già stata assunta, con cazzo, scusate, facciamo, quant'è? E abbiamo fatto il ravvedimento operoso, tra virgolette, però loro poi carini, cioè se paghi non ti rompono i coglioni. Noi per non andare a vedere e rompersi il cazzo con questa gente, però sono presentati con la foto di Instagram. Sì. Poi non ti ho raccontato anche la foto di qualche fornitore che fa prestazione occasionale sugli eventi, no? Certo. Ok. Si sono presentati con le foto di Instagram dell'evento? Sì, certo. Ho detto, sì, sì, so che questo fornitore, nel senso, ha fatto, è questo, no? È lui, sì, sì. Sì, sì, è lui. Okay. Capisci che la voglia di raccontare le balle ti passa dopo... Quindi la holding della holding, della moglie, del rimborso, della macchina, di mio nonno. Ok? E poi fondamentalmente, ripeto, non per tornare dal capo, comunque il concordato si può fare, meglio, ok? Però, quindi, la holding di fatto devo avere un reale vantaggio. Il vantaggio di fare la holding è perché nella realtà sono un imprenditore seriale, ho bisogno della liquidità della mia società per fare un business separato con altri soci, in altri ambienti, e quindi voglio prendere i soldi senza pagarci le tasse dalla mia società operativa come holding e lo costituisco come capitale per andare a fare un'altra operazione da un'altra parte. Lo Stato me lo lascia fare perché capisce che sto facendo l'imprenditore, ok? Questa è una normativa che rinasce, che nasce dal buon Silvio a suo tempo, ok? Quindi questa possibilità per le holding di poter muovere capitale è una normativa che penso che in Italia neanche esista, in Europa, scusa. Quindi
Questa è la motivazione della holding per fare l'imprenditore tipo seriale. Tutte le altre motivazioni, costi, benefici, e io lo vedo raramente che i costi, però se uno sai, c'è gente che vive nel risparmiare le tasse, sa che ha risparmiato le tasse, poi si è pagato 3.000 euro di consulenti in più, 5.000 euro di contabilità, 8.000 euro per fare la perizia, perché per fare la holding, cioè io ho bloccato delle holding, okay, di clienti che avevano già pagato la perizia. Sì, sì. Hanno capito e mi hanno detto: ma io l'ho già pagata la perizia e penso di aver compreso che ho buttato i soldi in eccesso, sono un coglione, ma non sono coglione due volte, che per aver speso gli 8.000 della perizia vado pure a farmi la holding del cazzo, mi trovo un altro problema da gestire, un'altra contabilità, un'altra partita IVA, un altro amministratore, ok? Sì. E possiamo dire in generale, così come linea guida, allora in Italia il fisco è vero, è assolutamente antipatico, cioè nel senso non è che si presenta in maniera simpatica, però diciamo che se fai una holding appositamente con lo scopo di prenderli per il culo perché è intestata la nonna e tua moglie c'ha il forfettino e stai passando il doppio rimborso chilometrico incatenato, li fai nascarire, cioè perché si sentono anche che fai la roba per prenderli per il culo, da lì probabilmente non esci vivo, cioè partono i sigilli, ti si mettono dentro 6 mesi allo studio, cioè tu hai avuto un po' di esperienza con sta roba, no? Certo, certo, ma anche perché il problema qua è chi le vende queste che sono molto bravi. Perché di certamente non gli proporranno di fare concordato, giusto? Cioè quindi dall'altra parte ti inimichi l'agenzia delle entrate che ti dà anche pura del coglione. Ti dice, ma sei veramente coglione. Te, chi te l'ha consigliato? No, chi te l'ha consigliato no, perché è il suo lavoro, ma tu sei proprio un coglione. E poi comunque è gente che nella realtà, da un certo punto di vista, comunque sono dipendenti pubblici che hanno uno stipendio da dipendente onorevole, eccetera, e vedono... tu ne prendi e per farla fuori dal vaso e fare delle cazzate, perché poi alla fine la fai fuori dal vaso. Se vuoi prenderti i soldi dalla società, ti fai il dividendo, paghi il 26%, flat, non fa acconto saldo, perché il dividendo non fa acconto saldo, non va in dichiarazione dei redditi e tutto il tuo problema è pagare un 26% di ritenuta per tirarti fuori i soldi dalla società e vai a fare tutti questi cessi qua. Cioè sei un coglione, ok? E dall'altra parte, guarda, allora, loro la checklist ce l'hanno, perché io lo vedo su un altro controllo che hanno fatto. Vengono, ti comincia il rimborso chilometrico, ok? Vanno a cercare i rapporti dei dipendenti con i familiari non operativi, eccetera, eccetera. Perché adesso c'è anche la normativa dove dicono che se tu come società o come partita IVA hai assunto tua moglie e le tue dipendenze, ti disconosce il rapporto di lavoro, ok? Con cancellazione di tutti i contributi INPS, eccetera, eccetera. Ok, vanno a guardare le polizze assicurative, ma non è che vanno a guardarle, in realtà loro le vedono già, cioè nel senso, loro arrivano con l'elenco delle polizze e ti dicono, ma lei cosa ha fatto? Cioè, me lo dice o glielo devo dire io? Ok, i TFM erogati nel durante, cioè, quindi tutti questi passaggi qua, e il problema è che o glieli dici, scusate, nella CU, che dove c'è la dichiarazione per fare i 7-7, va dichiarato l'impunibile, vanno dichiarati i rimborsi chilometrici, va dichiarata sta roba qua. Quindi loro in realtà sanno tutto, quindi loro vengono facendo finta di non sapere, magari, ma tempo 15 secondi e ti dicono ta 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 ta, abbiamo trovato 30.000 euro di impunibile, 30.000 euro di impunibile, papà, IVA, sopra, sotto, eccetera, sono 25.000 euro, se lei concorda sono 25, se no diventano 50, cosa decide di fare? Cioè, 15 secondi e siamo su un anno. Cioè, allora, vediamo. No, ma a me l'hanno fatto su un cliente, l'hanno portato avanti 3 anni, perché loro, senza che io gli dessi i dati dell'anno dopo, li hanno visti. Sì. Quindi loro mi hanno detto, guardi, abbiamo controllato il 2019, abbiamo visto che nel 2020 il suo cliente ha rifatto la stessa cosa, guardandola da qua, no? Quindi mi ha detto, se vuole, lei mi manda una mail e mi chiede l'accertamento sull'anno dopo. Altrimenti, noi l'abbiamo già segnalato, le arriva tra 6 mesi. Vuole togliersi dal cazzo adesso o tra 6 mesi? Io ho parlato con il cliente e gli ho detto, guardi, facciamo tra 6 mesi. 6 mesi dopo sono arrivati, sì. Ho preso gli opposti. Cioè, quindi se sono 25.000 un anno, 25 per 5,
uguale fallimento. Perché se te nel frattempo il tuo tenore di vita ti ha mangiato tutto quello che hai, hai un problema da risolvere, perché non riesci a pagare 200.000 euro di cartelle esattoriali o 150.000, anche se c'è la rottamazione quater, quinques, septies, cioè tu non ce la fai, perché sei in una condizione dove come imprenditore, per fare l'investimento e fare l'imprenditore dovresti essere libero mentalmente, non lo fai per necessità quando c'hai 3.000 euro di cartelle esattoriali al mese, cioè non è che ti inventi in quel momento. Quindi il momento ideale per fare l'imprenditore è cominciare oggi, secondo me. Chiuso l'argomento, non so se hai risposto. No, no, assolutamente. Quindi questa è un po' la sintesi. Quindi in realtà, cioè con tutte le nuove normative fiscali che ci sono, le nuove opportunità, la possibilità di prendersi cazzo un dividendo flat anche in Italia, a 26 mi sembra adesso ci vediamo. No? Okay. Cioè, andare a fare, ragazzi, dei costrutti ai fini di elusione fiscale è una follia. Cioè, la holding serve, noi ne parliamo anche per chi deve crescere, ok, per la protezione del patrimonio, per la liquidità che gira, nel senso che la fai perché metti che sei stato distratto in passato su una società, se ti vengono ad aggredire o hai sfighe, problemi, eccetera, eccetera, in un certo modo. Cioè, in ottica di protezione, di ampliamento del business, è qualcosa che noi, cioè, assolutamente consigliamo, anzi facciamo, ed è assolutamente intelligente. Al momento in cui lo vuoi utilizzare, prendere per il fisco oggi è diventato così capace, vede in trasparenza praticamente quello che fai, che in più, dandoti la possibilità di avere il concordato, che di base una flat tax che manco decidono loro, che decidi tu perché gli dici, bisogna, ragazzi, veramente, che quando cominciamo a dire che in Italia le tasse sono il problema, no, la tassazione è brutta e antipatica e il clima fa schifo, però in realtà se uno capisce quelle sono le regole del monopoli e invece che cercare di fare all'italiana maniera o da comprare dai venditori di soluzioni dell'italiana maniera delle cose grigie, si mette nell'ordine di idee di giocare a scacchi, a monopoli, al gioco dell'oca in una maniera pulita, c'è modo assolutamente di fare le cose in maniera pulita, legale, eccetera, eccetera. Partendo dal punto uno, che diciamo, ragazzi, è far girare l'azienda, cioè essere capaci di generare dei profitti, perché se non hai profitti generati non ci sono tasse da pagare. Quindi, riassumendo, ragazzi, se avete domande per il dottor Catanzaro, scrivetele pure nei commenti e vedremo di fare nuove dirette, nuovi video, insomma, per poterne discutere. Se il tema è come creare redditività per la mia azienda, perché oggi campo col nero, eccetera, eccetera, e vale per tutti, in realtà esiste il corso del dottor Catanzaro, che è Trash Cash Flow, che è il primo, e c'è nel bundle il secondo, che è Caccia al tesoro fiscale, che è la parte più avanzata, perché se hai fatto il primo e cominci ad avere soldi, a un certo momento con questi soldi dovremo decidere cosa fare, come usare la tassazione come leva addirittura per crescere ancora di più, più velocemente, eccetera, eccetera. Quindi come invece che fare l'evasore fiscale, il pirata nero, eccetera, eccetera, usare i soldi della tassazione come steroidi, in realtà, da mettere in leva per una giusta pianificazione su più anni della crescita aziendale, quello è un ulteriore corso che tiene sempre il dottor Catanzaro, eccetera, eccetera. Se avete delle domande, comunque, scrivetemi nei commenti. Io ringrazio Alberto. Albi, non avevi altre cose da aggiungere, mi sembra? No, grazie. Ok, sentiamo, ragazzi, mettete like se vi è piaciuto il video, scrivete le domande o i commenti nella sezione commenti e ci vediamo alla prossima con cose dell'altro fisco. Ciao!